Buongiorno a tutti, non so se funziona il... Sono qui semplicemente a fare gli onori di casa in quanto prorettore alla ricerca dell'Università Bocconi, sono Tito Boeri. Semplicemente vorrei, non c'è neanche bisogno perché starò qui pochissimo, davvero non porto via tempo ad un incontro molto importante, semplicemente per dirvi che non è la prima volta che siamo lieti come università di ospitare un incontro del gruppo 2003, c'era già stata un'iniziativa qualche anno fa sui temi, specificamente sui temi della ricerca, un'iniziativa che tra l'altro ha lasciato il segno. Sicuramente l'università condivide con il gruppo 2003 l'approccio multidisciplinare, cioè l'idea di mettere insieme, mettere in rete, mettere in contatto, mettere anche in rete fisicamente, poi vi dirò una cosa riguardo persone che operano in discipline diverse, e farlo con l'idea che si raccolgano le eccellenze, le persone di grande qualità che vi operano, non come ricorda giustamente anche Giovanni Dosi nel breve saggio che ha un po' lanciato questa iniziativa, non nello spirito dei tanti tuttologi che ci troviamo in giro e che leggiamo spesso, che si occupano un po' di tutto senza appartenere ad alcuna disciplina, senza avere dei fondamenti solidi in alcuna di queste discipline. Qui l'idea è quella di mettere insieme delle persone che svolgono ricerca di qualità in discipline diverse e farle dialogare tra di loro. La Bocconi nel suo piccolo cerca di fare questo, per esempio la filosofia dei nostri centri di ricerca è quella di andare al di fuori dei dipartimenti. I centri di ricerca della Bocconi sono degli organismi per definizione interdipartimentali, quindi fanno dialogare, non so, giuristi con economisti, economisti aziendali, con sociologi e politologi, e questo è un po', diciamo, l'approccio che noi seguiamo, e quindi in questo credo che condividiamo appieno lo spirito che ispira l'attività del gruppo 2003 e lo spirito di questa iniziativa. Ho avuto personalmente anche l'opportunità di cooperare con il gruppo 2003 quando si è trattato di fondare il sito, ci siamo parlati più volte perché ci sembrava una cosa molto importante, e chiaramente è uno strumento fondamentale per promuovere queste interazioni e per far conoscere al pubblico più ampio possibile e anche fare un'opera di divulgazione dei risultati scientifici che si raccolgono. C'è una domanda fortissima in Italia di informazione di qualità su questi temi e è importante in qualche modo saperla raccogliere. Non neghiamoci, ecco, se è un termine che non viene spesso utilizzato, che cui si dà sempre un'accezione negativa, il gruppo 2003 credo si possa definire anche come una lobby che sostiene un maggiore impegno nell'attività di ricerca in Italia. Io penso che definirsi in questo modo non ha nulla di negativo, è un ruolo in questo momento nobile nel nostro paese, dato davvero la scarsissima attenzione che si dà alle politiche della ricerca. Noi spendiamo pochissimo su questo, spendiamo circa lo 0,6% del PIL in università e ricerca, quindi meno della metà di quello che spendono, non so, Francia, Germania, altri paesi, e quindi sensibilizzare l'opinione pubblica su questi aspetti è una cosa molto molto importante. Anche su questo credo si possa dire che l'Università Bocconi è pienamente a fianco del gruppo 2003, ci rendiamo conto di questi problemi, tant'è che noi siamo particolarmente attivi nella ricerca di finanziamenti per la ricerca sul versante internazionale. Ecco, qui posso semplicemente un piccolo vantarmi dei risultati dell'università. La Bocconi ha un primato nel conseguimento, nell'ottenimento di ERC in Europa. Abbiamo ben 12 progetti che sono stati approvati, e in questo siamo effettivamente la prima istituzione universitaria europea, di fatto mondiale, nel avere in qualche modo riuscito, nell'essere riuscita a farci approvare dei progetti svolti da docenti e ricercatori dell'università.
Quindi effettivamente nell'assenza, diciamo, di interventi pubblici a livello nazionale, questo diventa un canale davvero molto, molto, molto importante. Ma bisogna sicuramente proporci di fare di più in Italia, e l'auspicio ovviamente è che nel momento in cui si va a progettare politiche su questi aspetti ci sia una maggiore attenzione ai temi della ricerca dell'università. Ma davvero credo di avervi portato via già fin troppo tempo, e ripeto, vi faccio i migliori auguri per i vostri lavori, che seguirò con vi grazie per questa opportunità. Per questa ospitalità, per questo evento che vorrebbe essere prima una serie di dibattito interdisciplinare ad alto livello, che si presume, come diceva Tito Boeri, tra gente che almeno una disciplina la conosce, almeno dovrebbe conoscere. Oggi abbiamo scelto due temi che forse sono al cuore delle scienze sociali, ma anche della filosofia occidentale. Il primo, due temi naturalmente legati, il primo è: ma noi decidiamo veramente? Nella filosofia, voi ben sapete, c'è una corrente importante, delle correnti importanti che dicono: no, noi non decidiamo. Spinoza, cos'è la libertà? La coscienza della necessità. Fino all'estremo opposto, che come vedremo ce lo spiegherà per bene il professor Tavellini, all'estremo opposto c'è una grande corrente di pensiero che dice: non solo siamo liberi di decidere, ma sappiamo cosa vogliamo e decidiamo bene o più o meno bene. Di mezzo ci sono degli altri, che però interverrò per quelli di mezzo se ho il tempo nel mezzo della discussione. Questo è una prima serie di questioni che già richiederebbe anni di dibattito per sviscerare. L'altra è: ma non importa come la gente decide, ma cosa succede collettivamente quando la gente ha deciso? Quali sono le proprietà collettive del sistema, per esempio del sistema economico, ma non necessariamente, sono compatibili le decisioni tra di loro, e c'è isomorfismo tra quello che la gente pensa nel decidere e le proprietà della dinamica collettiva? E anche lì ci sono due estremi di pensiero. Uno che dice: c'è molto isomorfismo, addirittura i più estremisti tra i miei colleghi sostengono addirittura che l'aggregato può essere riassunto come un agente rappresentativo che massimizza, si calcola le equazioni di Bellman, eccetera, eccetera. All'estremo opposto c'è gente che dice: no, non c'è nessun isomorfismo, c'è tanta razionalità nell'alveare. Ma questa razionalità dell'alveare, questo ordine dell'alveare, non è imputabile alla razionalità delle api, e tante posizioni in between. Io metto qui e do la parola a Guido Tavellini. Grazie. Sei sicuro che vuoi essere questo? Volevo alzarmi e muovermi. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere qua. Mi dispiace vedere della gente in piedi, forse se vi spostate in maniera da riempire i posti vuoti in mezzo, tutti riescono a sedersi. Sì, grazie. Mi approfitto per ringraziare anch'io il gruppo 2003, in particolare Maria Grazia Roccavoro e anche Giuliano Buzzetti, che si sono prodigati per organizzare questa riunione. Allora, io volevo
parlare di due cose, fare delle considerazioni generali sul metodo usato in economia e poi provare a illustrare molto sinteticamente queste considerazioni con riferimento alla ricerca svolta recentemente da me su temi abbastanza generali. La premessa è che l'economia moderna non studia solo l'economia, studia tanti ambiti di applicazione delle scienze sociali, dalla politica a problemi anche di taglio sociologico, sicuramente giuridico, storico, quindi è una scienza sociale un po' imperialista che cerca di espandere e spostare i suoi confini. Non sono sicuro che esista un metodo condiviso nell'economia moderna, soprattutto sicuramente non esiste un metodo condiviso nell'analisi empirica, c'è una pluralità di, perlomeno non un unico metodo, c'è una pluralità di analisi empiriche su dati sperimentali, su dati non sperimentali, e nella misura in cui con riferimento alla teoria economica, nella misura in cui vi è un metodo condiviso, sicuramente un metodo in rapida evoluzione. Questo metodo che contraddistingue l'economia dalle altre scienze sociali si basa su due pilastri sostanzialmente. Il primo pilastro è quello dell'individualismo metodologico. Cosa vuol dire? Che cerchiamo di spiegare i fenomeni sociali aggregati a partire dai comportamenti individuali. E questo è tipico dell'economia, ma non necessariamente di altre scienze sociali. Secondo, cerchiamo di spiegare il comportamento individuale spiegando la situazione decisionale in cui l'individuo si trova ad operare, quindi quali sono i suoi obiettivi, quali sono i suoi vincoli, quali sono le informazioni di cui dispone, quali sono le sue opinioni sulle questioni più incerte ed aleatorie. E questi elementi contribuiscono a definire la situazione decisionale dell'individuo, e quando abbiamo una spiegazione economica cerchiamo di dare contenuto a questa situazione decisionale, nel presupposto, che è un postulato privo di contenuto empirico isolato, che l'individuo si comporti poi in modo appropriato alla situazione decisionale in cui si trova. Cosa vuol dire in modo... quindi è proprio una scelta metodologica, cerco di spiegare la situazione, ovviamente questa spiegazione è rilevante se poi la situazione è associata in maniera abbastanza univoca a un comportamento individuale. Cosa vuol dire appropriato? È qua che trovate un ventaglio di ipotesi, di interpretazioni in rapida evoluzione diverse a seconda degli ambiti. Diciamo la ipotesi più forte che contraddistingue l'economia neoclassica, almeno nella sua impostazione originaria, è che appropriato vuol dire che gli individui risolvono un problema di ottimo, quindi ottimizzano rispetto alla situazione decisionale in cui si trovano, che non vuol dire non fare errori, ovviamente in condizioni di incertezza gli errori sono frequenti, ma che questi errori non sono sistematici, perché altrimenti non mi comporterei in maniera appropriata con la situazione. Però questa interpretazione, questo postulato di ottimizzazione è qualcosa che è sempre più messo in discussione, sempre più abbandonato. Ci possono essere delle situazioni in cui appropriato può spiegare fenomeni come la suefazione, la droga, per esempio perché le preferenze che definiscono queste situazioni hanno delle caratteristiche di incoerenza temporale. Appropriato può voler dire che io sono altruista, non vuol dire che sono egoista assolutamente, ma in maniera ancora più lontana dall'ottimizzazione neoclassica, appropriato può voler dire che ci sono dei punti di riferimento, dei reference point che condizionano poi le scelte che io faccio, o perché implicano una particolare avversione al rischio ad abbandonare questo reference point, o perché definiscono la mia identità personale e quindi stento a abbandonarmi da questa mia identità personale, che ha delle implicazioni per come poi io mi devo comportare in certe situazioni.
perché ha delle implicazioni emotive. In certe situazioni posso arrabbiarmi se sono trattato ingiustamente, e questo ha delle implicazioni che sono studiate dalla teoria economica. Ci può essere avversione al rischio, all'incertezza molto forte, che mi porta a, per esempio, essere estremamente cauto in certe situazioni, a minimizzare la perdita e non a massimizzare una funzione obiettivo. E ci possono essere anche distorsioni sistematiche nel modo in cui io elaboro le informazioni. Per esempio, ho delle distorsioni, si possa avere delle distorsioni sistematiche nel modo in cui sono più attento ad alcune informazioni piuttosto che altre. Tutte queste deviazioni dall'automatizzazione sono parte della ricerca di frontiera che viene svolta in economia e che ovviamente è particolarmente interessante. Quindi non vorrei che pensaste che quando parliamo di individualismo metodologico parliamo di razionalità illimitata. C'è tutta una continuum di ipotesi che rientrano nel metodo dell'economia e che sono esplorate sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista empirico. Il secondo pilastro dell'analisi teorica è come aggregare questi comportamenti individuali, e qua in un contesto economico tipicamente aggregare non vuol dire semplicemente sommare i comportamenti individuali, perché è tipico delle interazioni sociali tenere conto di come si comportano gli altri. Quando io guido nel traffico, se cerco di andare veloce, devo scegliere le strade che non sono battute dagli altri automobilisti, e quindi devo tenere conto di quello che fanno gli altri. Per poter aggregare questi fenomeni individuali, tipicamente la teoria economica presuppone quello che viene chiamato equilibrio, in particolare equilibrio di Nash, che sostanzialmente è una condizione di compatibilità reciproca tra queste scelte individuali, basata su opinioni che sono coerenti con la situazione decisionale, di nuovo, che non presuppone errori sistematici clamorosi. Naturalmente compatibilità non vuol dire efficienza, come nella situazione nota del dilemma del prigioniero. Opinioni coerenti con la situazione decisionale non vuol dire assenza di errori, e ci sono modelli di teoria dei giochi che si basano su ipotesi di razionalità limitata, vuole anche dire magari considerare situazioni in cui ci sono dei professionisti che sono molto strategici nei loro comportamenti e che operano in contesti sociali in cui ci sono degli altri agenti molto più ingenui e meno sofisticati. Quindi non vuol dire che tutti siamo ugualmente sofisticati, però al cuore dell'aggregazione della teoria economica c'è il tentativo di non rinunciare a studiare questa interazione strategica in un contesto in cui vi è una qualche ipotesi di compatibilità reciproca dei nostri comportamenti. Naturalmente ci sono numerosi esperimenti in laboratorio che cercano di capire quanto questo equilibrio di Nash possa essere preso sul serio. Come sempre accade, questa evidenza empirica è abbastanza mista, nel senso che tipicamente in situazioni semplici gli esperimenti fanno vedere una convergenza verso l'equilibrio di Nash, non immediata, ma nel corso del tempo gli esperimenti ripetuti poi si avvicina all'equilibrio di Nash, il che vuol dire che questa ipotesi di equilibrio presuppone che per spiegare i comportamenti, i fenomeni aggregati, dobbiamo pensare che ci sia stato un adattamento degli individui a questa situazione decisionale, sennò diventa difficile fare delle previsioni. Tuttavia vi sono dei problemi gravi, importanti, che la teoria economica non ha affrontato in maniera adeguata o soddisfacente. Uno è come selezionare tra equilibri multipli. Spesso nelle situazioni più interessanti dal punto di vista strategico non c'è un unico equilibrio, ce ne sono tanti, e abbiamo poco da dire su come selezionare tra questi equilibri. Anche quando siamo in grado di selezionare o l'equilibrio è unico, spesso queste interazioni strategiche dipendono in maniera fondamentale dalle opinioni che noi abbiamo sui comportamenti altrui. In alcune situazioni queste opinioni sono fondate e ragionevoli, in altre situazioni sono molto fragili queste opinioni, e allora rischiamo poi di non sapere come spiegare, o le nostre spiegazioni si basano su un aspetto
fragile dal punto di vista fondazionale, che è appunto l'opinione che noi abbiamo su comportamenti strategici di altri operatori. Questo però in pillole molto sintetiche è il modo in cui gli economisti tipicamente cercano di spiegare i fenomeni sociali che li contraddistingue da altri, da altre scienze sociali. Vorrei usare il tempo che mi rimane per provare a illustrare questi concetti con ricerche svolte anche da me recentemente su problemi molto ambiziosi, molto generali, molto difficili. La motivazione per questi problemi è un fenomeno che è stato documentato da economisti ma anche da storici, che suggerisce che per spiegare lo sviluppo economico dei paesi dobbiamo fare riferimento alla qualità delle istituzioni economiche e politiche che operano in questi paesi. I paesi più ricchi sono quelli in cui queste istituzioni funzionano meglio. Il funzionamento delle istituzioni, la qualità di queste istituzioni politiche moderne spesso è spiegato dalla storia politica lontana di questi paesi, dalla storia coloniale e dalla storia politica ed economica di parecchi secoli addietro. Una domanda, scusate, qua io sono passato all'inglese nelle slides perché non ho avuto tempo di riscriverle, mi auguro che non crei problemi. Spiegare questa dipendenza delle istituzioni moderne da una storia lontana? Una spiegazione è di tipo politico, alcune elite sono in grado di catturare queste istituzioni. Una spiegazione alternativa è invece di tipo culturale. La storia lontana di questi paesi ha lasciato un'impronta sugli atteggiamenti culturali degli individui e questo poi spiega gli esiti e il funzionamento delle istituzioni. Vorrei dire due parole proprio su questa spiegazione culturale, che può sembrare la più lontana dall'ambito economico, vi è evidenza empirica quando penso a questa catena di eventi. La storia spiega i valori e questi spiegano il funzionamento delle istituzioni. L'evidenza empirica, un po' di evidenza empirica dietro questa idea viene per esempio da sondaggi di opinione che guardano alla diffusione di due concetti. Uno è il concetto della fiducia generalizzata. La fiducia è un indicatore delle mie opinioni sui comportamenti altrui, ma emerge da esperimenti che sono stati fatti che la fiducia spesso è anche un indicatore della mia onestà o del modo in cui io mi comporterei. Io estrapolo quando penso a come si comporteranno gli altri ragionando come mi comporterei io in quella situazione, e quindi più fiducia è usata anche come indicatore di trustworthiness, di affidabilità. Un secondo indicatore è i valori che sono apprezzati nei figli e in particolare una società in cui vi è più valore attribuito alla tolleranza e al rispetto come qualità desiderabile per i figli, probabilmente è una società in cui c'è più rispetto reciproco per gli altri. Questi indicatori di opinione, questi atteggiamenti culturali, vi è evidenza che sono trasmessi all'interno della famiglia, e guardando alle opinioni degli immigrati emerge che gli immigrati si portano dietro questi atteggiamenti culturali, per cui gli svedesi che operano in contesti in cui le loro istituzioni funzionano bene e funzionavano bene in passato, quando emigrano hanno degli atteggiamenti di tolleranza, di rispetto, di fiducia che sono più forti rispetto agli immigrati che provengono da paesi con istituzioni più deboli o con una storia politica più difficile. Quindi c'è persistenza e c'è questo legame con le istituzioni passate a livello individuale, guardando alle opinioni degli immigrati. Vi è varietà in questi atteggiamenti culturali anche tra i residenti. Qua vedete i colori più scuri indicano più fiducia, più rispetto reciproco, i valori più chiari indicano meno fiducia e meno rispetto reciproco, come emerge da sondaggi di opinione fatti in queste regioni europee. Come vedete, nel nord Italia c'è una tendenza ad avere più fiducia
più rispetto che non nel sud, ma anche in altri paesi europei c'è una grande varietà in questi atteggiamenti culturali. E se guardiamo alla correlazione tra questi atteggiamenti culturali e fenomeni economici e politici, troviamo che vi è una forte correlazione. Naturalmente, controllando per altre determinanti dello sviluppo, i paesi dove questi valori sono più scuri, più alti, tendono a essere paesi più ricchi, che crescono più rapidamente, ma anche in cui le istituzioni politiche funzionano meglio. Per darvi un esempio di che cosa vuol dire questo, con un collega in Bocconi abbiamo guardato al modo in cui gli elettori italiani puniscono la corruzione o l'abuso di potere, misurato con riferimento alle richieste di autorizzazione a procedere, che in Italia, come sapete, fino al 93 venivano richieste dai magistrati al Parlamento per poter poi proseguire con le indagini. Quindi sono informazioni pubbliche sui parlamentari italiani che hanno ricevuto una richiesta di autorizzazione a procedere. Qua non è riportato in questa slide, sui fenomeni di assenteismo dei parlamentari italiani. E in questo studio facciamo vedere che gli elettori italiani in genere puniscono i parlamentari che ricevono una richiesta di autorizzazione a procedere, ma le puniscono in maniera diversa a seconda delle regioni di provenienza. Nelle regioni in cui le istituzioni politiche tra il 1600 e il 1800 in Italia avevano più checks and balances, quindi erano, diciamo, più liberali, la punizione è molto forte. Nelle regioni italiane, dove invece i governi in questo stesso periodo erano più autoritari, naturalmente questo è tipicamente la parte d'Italia che era sotto il dominio spagnolo, ma non solo, i cittadini non puniscono la richiesta di autorizzazione a procedere. E lo stesso vale con riferimento a questi indicatori di fiducia e di tolleranza e rispetto. Nelle regioni dove i cittadini hanno più fiducia e hanno più tolleranza e rispetto, la punizione politica è molto più forte che non nelle regioni invece dove i cittadini hanno altri valori. Nei distretti, non parlo di regioni, ma in realtà qua l'unità era il distretto elettorale. E lo stesso si trova nei confronti tra paesi. Sull'asse orizzontale trovate di nuovo la fiducia e il rispetto per gli altri, sull'asse verticale è indicato invece una misura di buon funzionamento delle istituzioni, che è basata anche questa su sondaggi d'opinione presso investitori esteri. Tipicamente, non so, la giustizia funziona meglio in alto che non in basso. Vedete che c'è una correlazione positiva dove c'è un atteggiamento culturale più di fiducia, più di rispetto, c'è anche un funzionamento migliore delle istituzioni. Naturalmente uno può chiedersi se queste sono correlazioni che hanno un'interpretazione causale oppure no, ma gli studi su questo hanno cercato di rispondere proprio a questa domanda e sotto certe ipotesi suggeriscono che si possa dare anche un'interpretazione causale all'effetto di questi atteggiamenti culturali sul funzionamento delle istituzioni tra paesi. Allora, sulla base di questa evidenza empirica, che cosa può dire la teoria economica per cercare di spiegare il ruolo di questi atteggiamenti culturali e come evolvono questi atteggiamenti culturali? Un modo per farlo, che è perfettamente in linea con l'ipotesi dell'equilibrio e dell'individualismo ontologico, è questo è un modellino molto astratto ma che ha delle implicazioni che vanno in questo senso. Immaginate un continuum di individui che operano su un cerchio e estraiamo casualmente due individui in questa circonferenza e li mettiamo tra di loro a giocare un dilemma del prigioniero, un gioco del dilemma del prigioniero. Come sapete, il dilemma del prigioniero è una situazione strategica in cui se io mi comporto in maniera opportunistica tendo a non cooperare con il mio avversario, questo lascia entrambi in una situazione peggiore. Quindi immaginate di estrarre due giocatori casualmente su questa circonferenza e poi farli giocare questo dilemma del prigioniero. Ma
immaginiamo che i loro obiettivi, le loro preferenze siano tali per cui entrambi questi giocatori hanno un senso del dovere che li induce a cooperare, che è tanto più forte quanto più corta è la distanza tra questi due individui. Quindi due individui che hanno familiarità, quindi la distanza in questo cerchio è una misura della familiarità tra questi due individui. Possono essere i miei amici, possono essere i miei parenti, possono essere i miei colleghi, possono essere le persone in questa stanza, degli estranei. Tanto più mi allontano, tanto meno forte è il mio senso del dovere a cooperare in questa situazione decisionale. Allora, cosa succederà? Quando io estraggo due individui vicino tra loro, tenderò a osservare la cooperazione. Se estraggo individui invece molto lontani tra loro, è più probabile che questi individui non cooperino tra di loro. L'obiettivo di questa analisi è capire che cosa spiega l'evoluzione di questa senso del dovere tra questi individui. In particolare, in questo modellino si cerca di spiegare una distinzione che è stata fatta presente nell'economia dello sviluppo tra razionalità, tra moralità limitata e moralità generalizzata. Una caratteristica dei paesi sottosviluppati è che c'è un senso del dovere, ma che l'ambito di applicazione di questo senso del dovere, di questa nozione di buono o cattivo, è tipicamente circoscritto a un ambito ristretto, la tribù o la famiglia, mentre nelle società moderne siamo abituati a pensare che il concetto di bene e male, di giusto o sbagliato, si applichi verso tutti. E quindi questo è un modo per cercare di capire come si diffondono questi valori di moralità limitata piuttosto che generalizzata. Supponiamo che, questo è il modo in cui questo modellino procede, i genitori scelgano quali valori trasmettere ai loro genitori, magari ai loro figli, magari ci scelgono, ci riescono in maniera imperfetta, quindi scelgono questo parametro che li induce a cooperare o no con le persone più vicine. E questa scelta di quali valori trasmettere avviene in maniera razionale, tenendo conto della situazione in cui poi si troveranno a operare i loro figli. È un'ipotesi arbitraria? Io non credo, io penso che tutti noi quando pensiamo all'educazione da trasmettere ai nostri figli non lo facciamo casualmente, ragioniamo su che cosa vogliamo che davvero siano i nostri figli e cerchiamo di immaginarci il mondo in cui opereranno e poi trasmettiamo i nostri valori magari adattandoli alla situazione futura in cui si troveranno a operare. Allora, se fate questa ipotesi, che cosa impariamo da questa analisi? Impariamo che vi è effettivamente una complementarietà tra le istituzioni di questo gioco e i valori di questi individui, nel senso che tanto più le istituzioni, le regole del gioco incoraggiano la cooperazione tra questi individui, tanto più i genitori avranno l'incentivo a trasmettere norme di moralità generalizzata, cioè a insegnare i loro figli a educare a comportarsi bene con tutti. Tanto più invece le istituzioni, le regole del gioco inducono a un comportamento cooperativo solo tra una cerchia ristretta, tanto, un po' come la mafia, tanto più i genitori hanno un incentivo a trasmettere razionalità limitata, cioè gli incentivi che io ho a trasmettere un valore piuttosto che un altro dipendono dal funzionamento delle istituzioni esterne e dipendono anche dall'ambiente economico, cioè dal se io mi troverò più probabilmente matched con un individuo vicino o con un individuo lontano. Quindi l'aspetto economico e l'aspetto di funzionamento delle istituzioni di questo gioco ha un effetto poi sulla trasmissione dei valori e viceversa la trasmissione dei valori può influire sulla scelta di queste regole del gioco. Quindi, concludendo, e questo è un esempio di come l'economia, la teoria economica ritiene centrale per spiegare lo sviluppo economico, quindi per spiegare un fenomeno economico, la diffusione di certi valori, di
certi atteggiamenti culturali, e cerca di spiegare sia lo sviluppo economico che il funzionamento delle istituzioni che la diffusione di questi valori senza abbandonare l'individualismo metodologico e l'equilibrio, e traendole poi dei risultati che possono essere portati a analisi empirica successiva. Mi fermerei qua, forse ho portato via più troppo tempo. Grazie. Vi devo dire che io non sono solo moderatore, ma sono anche un po' provocatore, quindi vorrei lanciare lì alcune battute poi per la discussione successiva. Io trovo affascinante la seconda parte della presentazione di Guido. È un po' difficile, e sicuramente non necessario, spingerla dentro nel paradigma iniziale. Quello che è successo, secondo me, probabilmente Guido non è d'accordo, quello che è successo negli ultimi 20 anni è che da un modello in cui si diceva la gente ha degli obiettivi, e persegue il proprio interesse, lo persegue bene, più o meno ottimizza la funzione che c'ha da ottimizzare. Quello che è successo, appunto perché ci sono molti più driver motivazionali, molti più motivazioni degli individui che non il perseguimento del proprio interesse, e dice, ma allora ci mettiamo dentro, nella funzione d'utilità, ci mettiamo anche tante altre variabili, la moralità, l'altruismo, tante cose vere, voglio dire, che sono effettivamente delle motivazioni degli individui. A me sembra però che questa operazione sia un po' un'operazione tolemaica, un aumento di epicicli pur di salvare il modello tolemaico originale. Secondo me tutta la discussione e tutta l'evidenza e le congetture presentate da Guido nella seconda parte della presentazione stanno benissimo in piedi senza la prima parte, anzi secondo me stanno meglio in piedi e sono compatibili con quella ricchezza di molteplicità di determinanti del comportamento che per esempio uno trova in Smith nella teoria dei sentimenti morali e che si è progressivamente perso invece nella descrizione di individui che massimizzano qualcosa. Lascio questo per la discussione successiva. Andiamo. Facciamo qualche domanda, sì. Grazie. In queste analisi che sono state fatte, perché molto interessanti, anche un po' angoscianti, nel senso che la prima cosa che io ho pensato è stata un'idea di determinismo, quindi tutta una serie di condizioni storiche che si sono avute nel passato e che gioco forza fanno sì che oggi la situazione sia di un certo tipo. Esistono, sono stati osservati invece magari dei fenomeni che sono in grado, dei fenomeni di rottura, delle spaccature, diciamo, che sono in grado di invertire questi trend. Io volevo fare una domanda anche questa in tal senso. Io studio economia politica adesso. Io come dire penso che il paradigma attuale delle scienze economiche sia molto bello a un livello descrittivo, anche molto efficace a spiegare gli eventi, perché quindi la party dependence, la rigidità attuale dei comportamenti sicuramente spiega molto, però è un po' angosciante in un'ottica prescrittiva, nel senso di migliorare il mondo, il fatto che l'economia possa contribuire a un institutional setting più efficiente. E volevo chiedere le opinioni di lei. Cioè io pensavo questo, come tipologia, io sono una persona che tiene conto di tutto il mondo che c'è,
quindi sono pronta a dire questo no, questo sia, per cui la mia posizione è sempre quella di evitare lo scontro. Nella mia vita ho fatto dei giri bestiali, perché complicatissimi, per non avere gli scontri, che poi mi funzionano. E se penso quando era piccolo mio figlio, probabilmente questa cosa qui gli è stata trasmessa, perché la vedo in lui, è che certe volte credo che questo metta la persona che fa lavoro del genere in una posizione che, non lo so, magari non di marginalità, però abbastanza di solitudine, abbastanza di cercare delle vie per vivere che non sono quelle, che sono anche cose collettive, però che, non, che siccome il pensiero è molto più complesso, ti ritrovi che lo scontro con gli altri non lo fai, però in un certo senso vai a cercare persone simili a te e basta, o perlomeno è più difficile, ecco. No. Se non ci sono altre domande, Guido. Sulle prime due domande che sono collegate tra loro, è vero che è una visione un po', rischia di essere un po' pessimista, diciamo, questo è quello che i dati ci dicono, che c'è questa fortissima correlazione tra la storia e il grado di sviluppo economico. Ci sono però anche evidenze empiriche di cambiamenti importanti e rilevanti, magari anche molto improvvisi. E diciamo, ci sono due modi di pensare qua a questi cambiamenti. Io penso che entrambi siano corretti, e una delle sfide della ricerca su questi temi è proprio riuscire a integrarli. Una idea che è stata studiata a lungo da un economista turco all'MIT, da Ronas Emoglu, è che ci siano delle critical junctures, dei momenti storici particolari in cui è possibile cambiare le istituzioni politiche, sostituire un gruppo di potere con un altro, e questo avviene raramente, ma può avvenire. È avvenuto, non so, in Inghilterra, quando c'è stata nel 1688 il momento in cui il Parlamento inglese ha acquisito dei poteri importanti che poi ha trattenuto nel resto della storia inglese. È accaduto con la guerra di indipendenza in America. Quindi ci sono delle critical junctures in cui le istituzioni politiche cambiano e si apre l'opportunità per abbandonare il retaggio della storia. E questa è una visione che attribuisce importanza fondamentale proprio al potere economico e politico di alcuni gruppi nel influire poi sull'evoluzione delle istituzioni. La seconda modo in cui può essere cambiata il funzionamento delle istituzioni è attraverso il cambiamento degli atteggiamenti dei cittadini. Anche i atteggiamenti dei cittadini sono endogeni, cambiano, non sono immutabili, e sicuramente una delle lezioni di questa ricerca è che c'è una complementarietà tra le regole esterne e gli atteggiamenti dei cittadini, che possono cambiare in tempi più o meno lunghi, e probabilmente riuscire a mettere insieme questi due aspetti, i cambiamenti indotti dal trasferimento del potere politico e i cambiamenti indotti dall'atteggiamento culturale che evolve, è la cosa difficile su cui molti stanno lavorando. Se pensiamo al nostro paese, siamo passati da un giorno all'altro a una situazione in cui tutti fumavano in pubblico, a una situazione in cui nessuno osa più accendere una sigaretta con un amico. Quindi lì c'è stato un cambiamento. L'evasione fiscale non c'è ancora stato, forse perché gli incentivi a evadere le imposte sono più forti, però non è escluso che anche questo possa accadere. Quindi
è vero che c'è questo determinismo, ma una lezione sia della storia politica che della ricerca che studia gli atteggiamenti culturali è che non è un determinismo che non può essere abbandonato, ma studiare come viene il cambiamento è proprio la cosa più importante. Questo forse anche una risposta alla domanda dello studente. Dal punto di vista teorico è facile identificare quali sono le istituzioni che funzionano meglio, è difficile invece capire come cambiano e perché cambiano quando aggiungiamo appunto non solo le sezioni economiche ma anche quelle politiche. Una domanda che non solo su questo tema del femminismo, che in realtà la storia dimostra che il femminismo ha doppio senso, cioè le aziende, gli imperi, gli stati hanno delle fasi di successo e poi di decadenza, quindi il fatto che ci sia un femminismo che collega l'economia con la politica, sì, ma sarebbe tanto interessante capire questo continuo pendolarismo, no? Anche poi nella moralità. Quindi non è un continuum a salire al canto. Forse. Qui chiudiamo e torniamo magari dopo, perché vorrei chiamare Giacomo Risolati sulla qui. Scusate. Secondo me, rimanendo sul micro, magari uguale. D'accordo. Allora, io volevo parlarvi un pochettino della relazione che c'era tra decisioni individuali e decisioni collettive, che è decisioni individuali e decisioni collettive, che è un tema che ricorda molto, molto quello che aveva affrontato Guido. Allora, quello che voglio partire dal punto di vista io sono un fisico, quindi, e poi la fisica è una scienza anche lei abbastanza imperialista verso le altre discipline, infatti abbiamo credo un grosso scontro con l'economia per due imperialismi diversi, e quello che l'idea era, quello che mi interessava, cercare di capire come sono come metodologie diverse per la formazione delle decisioni individuali influenzano la bontà delle decisioni collettive. Cioè, gli individui, voglio studiare una situazione in cui gli individui possono arrivare a delle decisioni usando diverse metodologie, poi c'è una situazione di decisione totale, complessiva, che può essere più o meno buona. Quello che mi interessa ovviamente è il caso come quello del traffico, in cui una decisione di una persona influenza il comportamento delle altre persone. Quello voglio farlo, questa situazione, in un contesto il più semplice possibile, dove posso appoggiarmi sia un'analisi teorica raffinata e una grande quantità di simulazioni numeriche. La prima cosa, voglio essenzialmente, i punti che voglio trattare sono essenzialmente quelli che sono lì elencati, e prima di far questo volevo fare una prima disclaimer metodologico, volevo anch'io presentare un pochettino la metodologia della fisica, e quello che è un problema, diciamo, che è affrontato da moltissime discipline, in cui, che non solo la fisica ma anche altre discipline, però in cui uno pensa che certi metodi della fisica possono essere utili, è il problema di dedurre il comportamento collettivo di un sistema a partire dal comportamento dei singoli componenti. Dei singoli componenti, dei singoli individui o dei singoli agenti. Userò spesso la parola agente perché la natura dell'agente cambia moltissimo da sistema a sistema. Per esempio, se i miei agenti sono delle molecole, il comportamento collettivo che mi può interessare è il fatto di una transizione liquido-solido o liquido-gas, cioè le molecole dell'acqua a una certa temperatura bollono, l'acqua bolle, l'acqua è composta di molecole, e qui c'è certamente un comportamento collettivo. A livello di elettroni io ho certi materiali che sono isolanti, certi materiali che sono conduttori, e a questo
questo lo sappiamo tutti, perché se no si prendeva la corrente elettrica toccando i fili, e a questo punto come mai, cioè, come avviene questa transizione fra metallo isolante? Ci sono in altri campi dei fenomeni collettivi estremamente interessanti, esempio i singoli linfociti hanno un comportamento relativamente semplice, però noi abbiamo una memoria immunologica che dura una quantità di tempo strepitosa, certamente può arrivare a 70 anni, cioè quindi la vita complessiva dell'individuo, nonostante che l'insieme di linfociti sia con estrema probabilità completamente cambiato durante l'individuo. Quindi, e questo è essenzialmente alla base del fenomeno che noi conosciamo tutti della vaccinazione. Possiamo andare avanti da neuroni, dal comportamento dei neuroni possiamo passare a funzioni cerebrali superiori, dal comportamento di piante animali a quello dell'ecosistema, da quello dei singoli investitori al comportamento del mercato, alle fluttuazioni del mercato, al problema delle rocce che possono scorrere l'uno sull'altro, abbiamo i terremoti. Quindi abbiamo tutta una serie di agenti che, come avete visto, possono essere più diversi possibili, e abbiamo anche una serie di comportamenti collettivi estremamente diversi. Ovviamente non è che possiamo pensare di avere una sola spiegazione per tutti quei fenomeni differenti, ma possiamo cercare di avere un qualche tipo di metodologia, di approccio che è un pochettino in comune. Allora, quello che uno vuole ottenere, almeno dal punto di vista quello che è tipico di un fisico, una comprensione del fenomeno, ma una comprensione del fenomeno collettivo che abbia sia dei dati qualitativi che quantitativi. E quello che è interessante è che a volte certe considerazioni quantitative non dipendono dai dati, dai dettagli del sistema. Ora, ottenere dei risultati quantitativi e non solo qualitativi per noi è molto importante, perché una volta che si hanno dei risultati quantitativi, questi risultati quantitativi possono essere validati o meno da dati sperimentali. Allora, facciamo per intenderci, per capire di che cosa stiamo parlando, facciamo un esperimento più semplice possibile. Immaginiamo di prendere delle palline di marmo e di metterle dentro una scatola e di applicare una differenza di potenziale ai lati della scatola. Chiaramente, dato che il marmo è isolante, non passerà corrente elettrica. Se noi mettiamo tutte palline di metallo, passa la corrente elettrica. Adesso, che cosa succede se noi mettiamo una frazione di 10% di metallo e 90% di marmo? Molto probabilmente non passerà una corrente elettrica, perché le palline di metallo rimangono isolate e quindi per un pochettino passerà la corrente elettrica, ma non riesce a passare da un lato o dall'altro della scatola. Quello che succede, a un certo punto ci sarà una soglia di concentrazione critica a cui attraverso la corrente può passare da un lato all'altro lato. Questo fenomeno in fisica si chiama essenzialmente il fenomeno della percolazione, perché cola attraverso, c'è qualcosa che cola attraverso da un lato all'altro lato. Allora, quello che succede, la corrente sarà nulla sotto una soglia critica e sarà diversa da zero sopra una soglia critica. Allora, la cosa interessante è il comportamento di questa corrente vicino alla soglia critica, che c'è un comportamento a potenza con esponente beta, diciamo in qualche modo strampalato, che in tre dimensioni tipicamente circa 0.31. Allora, un concetto molto importante. Allora, quello che uno può domandarsi è, dice, io voglio provare a calcolare, in teoria potrei voler calcolare sia questo coefficiente, sia la densità critica, ma che questo esponente. Allora, la cosa interessante è che le predizioni per questo esponente sono molto più solide di altre predizioni, perché noi possiamo cambiare il sistema, possiamo prendere della ghiaia. Alla ghiaia, al posto delle palle di marmo tutte, palline di marmo tutte uguali, ho fatto di oggetti che hanno dimensioni un po' più grandi o dimensioni un po' più piccole, e che poi una ghiaia di un tipo sarà molto diversa da una ghiaia di un altro tipo, come forma dei sassolini e così via. Quello che succede è che scopriamo che se noi prendiamo la ghiaia, quello che succede, la densità critica e il valore della corrente cambiano, ma l'esponente rimane esattamente lo stesso. Quindi questo è cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono certe, che abbiamo identificato questa quantità beta, che è l'esponente che mi controlla il comportamento della corrente elettrica,
come funziona densità di oggetti conduttori che è universale, non mi cambia il sistema. Quindi a questo punto, se io riesco a fare una teoria di questo genere in cui non solo predico il fenomeno che da un lato non passa la corrente elettrica e dall'altro lato passa la corrente elettrica, fenomeno che non serve una grande capacità analitica per dedurre, perché vi ho convinto istantaneamente che avviene le cose in questo modo, ma sono in grado di calcolarvi anche l'esponente e misurarlo, questo vuol dire che ho una buona comprensione del teorico e del fenomeno, che ho un buon comportamento. Allora, la cosa importante è che se io posso prendere, per esempio, sistemi molto diversi che stanno nella stessa classe universalità, hanno lo stesso tipo di comportamento collettivo, allora questo ci permette a volte di prendere dei modelli estremamente semplificati che sono molto lontani da quello che succede in natura, però hanno o lo stanno esattamente nella stessa classe di universalità, e quindi se io riesco a risolvere questi modelli e a calcolarmi per esempio l'esponente Petri o altre caratteristiche per questi modelli, questo posso aspettare che si applicano in situazioni in cui i dettagli sono estremamente diversi da quelli. Allora, vediamo adesso il problema che voglio cercare di capire. Voglio cercare di capire, come dicevo, l'influenza che c'è la relazione fra decisioni individuali e decisioni collettive. Voglio fare un caso molto semplice, il caso semplice in cui c'è i singoli individui, i singoli agenti hanno coerenza dei fini, cioè vogliono tutti la stessa cosa. Hanno informazione infinita, sanno esattamente come si comportano i singoli agenti vicino a loro, e hanno anche loro una razionalità infinita. Cioè, coerenza dei fini cosa vuol dire? Che posso definire un benessere collettivo in maniera che la scelta fatta da un singolo agente, che fatta per massimizzare il suo benessere individuale, massimizza un benessere collettivo. C'è un'informazione infinita, ogni agente conosce quali sono le scelte che sono fatte dagli altri agenti e può cambiare la sua scelta di conseguenza. C'è anche razionalità infinita, ogni agente sa calcolare qual è la sua variazione di benessere come conseguenza diretta alla sua scelta, tuttavia non sa calcolare la sua variazione di benessere individuale come conseguenza delle scelte degli altri che dipendono dalla mia scelta. Cioè io so calcolare, può calcolare per esempio quanto tempo ci metto facendo una certa strada, se faccio questa scelta con un dato quantità di traffico, ma non so calcolare qual è la variazione di traffico che io induco scegliendo quella strada, cioè non sono in grado di calcolare le variazioni degli altri rispetto alla mia scelta individuale, cosa che sarebbe d'altro canto estremamente complicato se non complicato. Allora, quello che succede, vediamo di fare un caso molto semplice. Supponiamo che le persone che stanno in questa stanza si devono dividere in vari gruppi e che ci siano dei rapporti, che ci siano già precostituiti dei rapporti di amicizia o di inimicizia fra le persone che stanno in una stanza. Allora, il benessere individuale è il numero di amici nel proprio gruppo, è definito come il numero di amici nel proprio gruppo meno il numero di nemici nel proprio gruppo. E ovviamente il benessere collettivo è il numero totale di coppie di amici nello stesso gruppo e meno il gruppo totale di coppie di nemici nello stesso gruppo. E chiaramente, se uno si prova a fare i conti, il benessere collettivo e il benessere individuale sono esattamente compatibili. Una persona cerca di stare dove ci sono più amici e ovviamente stando con gli amici massimizza anche il benessere degli amici, e non stando con gli amici massimizza anche il benessere dei nemici che non hanno quella persona antipatica vicino. E allora come possiamo? Allora, è una situazione di questo genere. Adesso considero per semplicità il caso in cui ci sono due gruppi. C'è un fenomeno interessante che è la frustrazione. Il problema è, per esempio, se non ci fosse la frustrazione sarebbe tutto più semplice. Il problema è che, per esempio, prendiamo Riccardo e Giovanni che sono amici, e supponiamo che Enrico è amico di Riccardo e nemico di Giovanni.
Allora, a questo punto è chiaro che qualunque, se Riccardo e Giovanni sono nello stesso gruppo, Enrico è frustrato. Qualunque scelta che fa, o sta con un nemico o se ne va lontano da un proprio amico. E allora, d'altro canto, notiamo che la scelta di Enrico, anche se fatta in maniera di ottimizzare il benessere collettivo, non potrà essere deleteria o meno per il benessere di Riccardo o di Giovanni. Se sceglie di stare in un gruppo fa contento Giovanni e nell'altro caso fa contento Riccardo. Il problema fondamentale è che a questo punto è vero che esiste un benessere collettivo con il che ognuno massimizza, ma come questo benessere collettivo si ridistribuisce tra i singoli agenti dipende dalla scelta che uno singolo fa. Quindi le scelte, quindi c'è una frustrazione, una contraddizione fra la scelta di fare. E quello che succede è più o meno quello interessante, una situazione in cui c'è questo tipo di frustrazione. Allora, quello che noi possiamo fare è immaginarci una singola procedura. Quello che succede, noi prendiamo per esempio le persone di questa stanza, le dividiamo in due gruppi fisicamente, mettiamo metà a destra, metà a sinistra, poi di fatto incominciamo a domandare a ciascuna persona se preferisce cambiare gruppo. A questo punto, il procedimento tipico, quello del Senato romano di votare con i piedi, per le leggi, e a questo punto andiamo avanti facendo varie volte questo giro finché tutte le persone sono contente e decidono e non possono migliorare la propria situazione passando da un lato rispetto all'altro lato. Quindi arriviamo a una situazione che è un ottimo locale, una decisione in cui tutte le persone sono scontente, non possono immaginare di arrivare in una situazione migliore per loro stessi. Però questa è la situazione ottimale? Molto spesso no, perché quello che noi possiamo pensare di migliorare ulteriormente la situazione se abbiamo il movimento coordinato di più persone. Per esempio possiamo avere nel gruppo di destra 3 persone che sono amici tra di loro che hanno un certo numero di amici nel gruppo di sinistra, però se ciascuno di loro si muove da solo non ci rimette, però se si muovono contemporaneamente in maniera coordinata guadagnano a passare dall'altro gruppo. Quindi abbiamo una situazione di questo genere in cui noi possiamo con una procedura relativamente semplice arrivare a delle situazioni in cui le persone prendono decisioni che sono ottimali per ciascuno di loro, ma quello che succede non riescono ad arrivare a una situazione maggiore, un benessere complessivo maggiore, a meno che non facciano dei movimenti cooperativi. Poi i movimenti cooperativi richiedono un certo scambio di informazioni che è complicato. Allora, quello che succede, questo fenomeno è un problema che è stato estremamente studiato nella letteratura dei fisici, e il caso più semplice da considerare è quello in cui ci sono tutte le persone, conoscono tutti. Il rapporto di amicizia o di inimicizia è assolutamente casuale, in proprietà un mezzo e mezzo di amico nemici, e quello che succede è che se uno può calcolare qual è il benessere collettivo da una scelta ottimale, la scelta ottimale non sappiamo come farlo, ma sappiamo che la scelta ottimale esiste, e quello troviamo che benessere collettivo ha una certa espressione che, a parte queste potenze eccetera, è calcolabile analiticamente. Quello che succede è che se noi invece facciamo una procedura tipo quella che è descritta precedentemente, il benessere collettivo si ferma a un valore inferiore di poco rispetto al benessere, alla situazione ottimale. Quindi quello che noi possiamo provare per esempio a migliorare il risultato. Allora, uno dei modi in cui possiamo provare a migliorare il risultato è cambiare il modo in cui offriamo alle persone di passare da un lato all'altro lato. Cioè, quello che noi possiamo fare, possiamo definire il guadagno di un individuo a passare da un lato o dall'altro lato come l'aumento di benessere che lui ha nel fare questa scelta.
A questo punto noi possiamo scegliere, possiamo avere due tipi di algoritmi, due tuoi modi di chiedere, andare a chiedere alle persone di un gruppo di passare dall'altro lato, incominciando dando la priorità agli individui che hanno maggior guadagno. Cioè se vediamo cosa che è quello che tenderemo a fare, se vediamo una persona poveretta che è capitata con un gruppo dove sono tutti nemici, gli diciamo subito, beh tu puoi passa tu che è la cosa migliore. E poi abbiamo l'algoritmo in qualche modo inappetente, che la priorità è data alle persone che ci guadagnano di meno. Ovviamente si devono guadagnare qualcosa, ma si guadagnano di meno. La cosa strana, almeno apparentemente strana, è che l'algoritmo inappetente funziona meglio dell'algoritmo ingordo. E la cosa è controintuitiva e il motivo è questo, perché quello che succede in una situazione di questo genere, una volta che è stata presa una decisione di spostarsi, la decisione è molto spesso irreversibile ed è difficile tornarci indietro. E quello che succede è l'algoritmo inappetente pospone le decisioni difficili, cioè fa in maniera tale che vengano prima prese delle piccole decisioni e poi pian piano riserva per ultime decisioni più difficili, che poi le decisioni più difficili, dato che cambiano abbastanza la situazione, richiedono poi altri tipi di decisioni e così via. Allora, quello che succede è che se uno usa l'algoritmo in bordo, uno arriva molto velocemente a una situazione in cui uno è bloccato e non ci si sposta più. L'algoritmo inappetente richiede molte più scelte dalle varie persone perché cambia spesso la situazione, ci si mette più tempo e mettendosi più tempo il risultato è migliore. E quindi questo in qualche modo si dice una cosa che forse sapevamo di tutti, che per prendere decisioni buone ci vuole tempo. Però diciamo, è interessante che questo... È meglio dormirci su. Esattamente. Va bene, allora a questo punto possiamo immaginare delle situazioni un pochettino o più dei metodi differenti. Una possibilità che qui non posso elaborare è che le persone si scambiano delle informazioni, cioè dicendo non solo per esempio quale scelta loro fanno, ma quale scelte vorrebbero fare e quali sono le scelte preferenziali. A questo punto io mi calcolo le mie scelte tenendo conto delle preferenze degli altri, e poi si va avanti un processo di questo genere di scambiarsi informazioni che dipendono dalle informazioni che uno arriva fino a che non si arriva a una scelta ottimale. Una situazione di questo genere permette di arrivare a delle scelte molto spesso che sono molto migliori di quelle che uno avrebbe fatto nell'altro metodo, in quanto quello che succede io in qualche modo riesco a prevedere quello che fanno gli altri, perché so che se loro hanno due scelte possibili di cui una c'è una persona che ci tiene assolutamente a una cosa e là un'altra persona che può cambiare la sua opinione per effetto del mio cambiamento opinione, questo mi aiuta a decidere se devo cambiare opinione o non devo cambiarla. La cosa forse più interessante è che il metodo forse che è più semplice di tutti, che funziona molto bene, è il metodo degli errori intenzionali. Cioè quello che succede è fatto in questo modo. Supponiamo che ogni agente faccia un errore con una certa probabilità. E allora ovviamente se errore, cioè nel senso che faccia una scelta che è contraria al suo interesse personale, e questo lo faccia con una probabilità epsilon. Piccola, epsilon. Ovviamente per epsilon uguale a zero siamo nella situazione precedente, e ovviamente se teniamo epsilon grande la situazione è completamente casuale, e supponiamo che però a questo punto epsilon diminuisca col tempo, all'inizio ha un valore grande, le persone fanno scelte facilmente, scelte sbagliate, e poi pian piano diminuiscono. Allora quello che succede e quello che succede è che questa cosa è estremamente buona, perché quello evita la possibilità di rimanere intrappolate in una situazione non ottimale, perché quello che succede, dato che noi facciamo un errore, abbiamo una situazione non ottimale per noi, possiamo vedere che dopo abbiamo fatto un errore il comportamento degli altri cambia,
E quello che succede è quello che sembrava una posizione non ottimale per noi diventa ottimale dopo il cambiamento degli altri. Quindi a questo punto, dato che ci permette di esplorare concretamente qual è l'effetto del comportamento degli altri e delle nostre decisioni. Allora, questo algoritmo di errori intenzionali funziona molto bene, è chiamato in letteratura in varie versioni simulating annealing, e in certi casi funziona in maniera molto buona, in certi casi funziona peggio. Allora, ci sono tutta una serie di generalizzazioni e così via, o di analisi più dettagliate di questi algoritmi, ma volevo saltarle e vorrei arrivare alle conclusioni. E allora, quello che succede è che il modo più semplice per prendere decisioni individuali, quello che abbiamo detto, in cui ogni persona sceglie la cosa ottimale, poi le altre persone prendono decisioni successivamente, porta a decisioni collettive che non sono ottimali, e il punto fondamentale è che bisogna fare delle decisioni in cui gli agenti cooperano fra di loro. Questa cooperazione che è cruciale fra i vari agenti, che è cruciale per arrivare a delle decisioni ottimali, è possibile o se ci sono degli scambi di informazioni tra gli agenti, o un altro metodo possibile è di avere degli errori intenzionali per vedere come reagiscono gli altri. Queste conclusioni sono certamente valide nei modelli più semplici che ho considerato adesso, ma è probabile che siano anche vere in situazioni molto differenti, come potrebbe essere una situazione aziendale in cui abbiamo 40-50 persone, ognuna delle quali ha un ventaglio di decisioni che dipendono dalle altre decisioni, le decisioni degli altri, tutte hanno a cuore il benessere dell'azienda, e però a questo punto ognuno sceglie, supponiamo una situazione di questo genere che poi è proviamo di avere più facile, e in cui a questo punto quello che succede, anche qui si può pensare che uno scambio di informazioni o una situazione all'inizio di errori intenzionali possa aiutare. Ovviamente quello che succede è che se noi andiamo a una situazione più complicata dove non c'è una coerenza dei fini, informazioni, razionalità infinite, abbiamo un vaso di Pandora che non abbiamo ancora ben compreso. Grazie. Avevo anche qui qualche breve commento poi per la discussione finale, rimarcando alcuni punti di domanda e alcuni elementi critici. Un primo è che non c'è necessariamente una corrispondenza tra grado di sofisticazione degli individui e bontà della decisione collettiva. In effetti, eccetto che per casi assolutamente pervertiti, tra i quali quelli che dominano la teoria della macroeconomia contemporanea e che hanno contribuito a portare al disastro in cui siamo, c'è molta poca corrispondenza tra quello che gli agenti fanno o vogliono fare e poi il risultato collettivo della loro azione. E gli esempi che faceva Giorgio all'inizio sono in quella direzione lì. Credo che Giorgio abbia tentato il più possibile, diciamo così, di esplorare possibilità di comportamenti di diversi comportamenti intenzionali e dei loro risultati collettivi. Possono essere anche altamente controintenzionali, pensate alle bolle speculative, in cui tutti gli agenti pensano che facendo X ci guadagnano e collettivamente è un disastro. Teniamoci questa cosa qui per la discussione dopo, perché questa secondo me è una
è una delle cose cruciali. Quanta emergenza c'è nel sistema? Emergenza nel senso dell'emergere, c'è nel sistema, c'è anche l'emergenza in un altro senso. Quanta emergenza c'è nel senso dell'emergere? Ho detto in un'altra maniera, quali sono le proprietà del sistema che derivano dal sistema e non dagli individui che ci stanno dentro? Tre domande. Io volevo sapere se questo schema si può applicare alla crisi politica attuale, se gli errori intenzionali sono di buon auspicio, nel senso che allora dovremmo aspettarci un buon governo. Così. Un ottimo governo. Anzi, un ottimo governo. Forse mi dovrei scusare perché non c'entra forse così tanto con la conferenza la mia domanda, però dato che si parla di fisica e di libero arbitrio o determinismo, ho pensato di farlo. Ho letto che dopo lo sviluppo della teoria quantistica questo ha ispirato alcuni sostegni a teorie di libero arbitrio, in particolare ad esempio il modello a due livelli di Popper. Volevo sapere se poteva commentare su questo e quanto sia realistico usare la teoria quantistica per motivare l'inspiegabilità di alcune scelte di alcune caratteristiche e comportamenti umani. È più che una domanda, è un'osservazione. In una dinamica come quella descritta, gli errori possono anche essere non intenzionali, del tutto non intenzionali, e favorire il raggiungimento di un sistema ottimale. Sostanzialmente questo si può riassumere con il fatto che spesso è meglio fare qualcosa piuttosto che fare la cosa giusta. Un po' legando a queste domande, esistono valori di soglia? Cioè, è una transizione di stato tra un numero di errori sufficientemente piccolo o è un continuum? Ultima replica. Mi ha stimolato molto l'intervento del professore prima, dove ha citato dei concetti come densità critica, coerenza di fini, e mi è venuto in mente il teorema di Gödel, ma questo non ne parlo perché non c'è tempo. La mia riflessione è questa: la macroeconomia conosce il cambiamento di stato? Io suppongo, io ipotizzo di no. Ipotizzo di no. Una delle regole fondamentali della metodologia economica è quella del ceteris paribus. Ora, noi, riflettendo col teorema fisico, con il concetto fisico di densità critica e coerenza di densità critica, noi sappiamo, per comune esperienza, che variazioni quantitative finiscono quasi sempre per produrre variazioni qualitative. Esempio banale, cioè esempio volgare: se ho un debito di 100.000 euro sono un poveraccio, se ho un debito di 100 milioni di euro sono un gran signore. Scusatemi la volgarità. Ora voglio dire, cosa c'entra questo con la crisi e con la macroeconomia e con gli economisti? Innanzitutto, negli ultimi decenni sono stati influenzati, per esempio, questo non è stato detto, nelle loro ricerche, nella loro attività, da che cosa? Dal loro committente. Chi è il committente? Chi è il committente degli economisti? Il committente degli economisti sono solitamente i grandi gruppi, gli stati, i giornali su cui pubblicano i loro scritti, anche quotidiani, anche non appena detti lavori. Questi sono tutti questi gruppi. Vado a concludere. Gli economisti, a nessuno ha dato mai il compito di inventarsi delle situazioni completamente nuove.
sarebbe stato perché non c'era un committente. Chi commissionava una situazione nuova? Solo oggi nasce questo tipo di esigenza e ha trovato, a mio avviso, gli economisti impreparati. Faccio un esempio: tutti i manuali relativi al debito pubblico fanno riferimento a debiti pubblici di volumi relativamente bassi, relativamente bassi. Si è sempre studiato questo tipo di problemi. Oggi, con debiti pubblici delle dimensioni di quello italiano, 127%, oppure delle analoghe dimensioni di quello degli Stati Uniti, va bene, pensano di poter utilizzare le stesse regole che valevano laddove il debito pubblico era del 20% o del 30%. Non è così, perché gli strumenti di cui hanno a disposizione, sono limitati e sono sempre gli stessi. E da qui il problema del deficit di strumenti, di competenze, di cognizione da parte degli economisti e quindi di possibilità di rispondere ai problemi della crisi attuale. Questa la lasciamo anche a Guido Federico. Risponde, vero? Sì, sì. Ma se mi danno questo. Ma guarda, per Gaetano e per la crisi politica attuale tutti questi discorsi sopravvivono nel limite in cui il numero di agenti è molto grande. Dato che parliamo di agenti molto piccoli, il numero di agenti molto piccolo non si applicano. Allora, per quanto riguarda la relazione tra teoria quantistica e libero arbitrio, io non sono molto competente in libero arbitrio, però quello che posso immaginare è il rapporto fra teoria quantistica e comportamento dei neuroni. Io direi il comportamento di qualunque oggetto grosso come una cellula che sta in un bagno d'acqua a temperatura ambiente, acqua che non è superfluida ma è eccetera, gli effetti quantistici sono minuscoli, sono praticamente trascurabili. Ovviamente sono gli effetti quantistici sui legami chimici, ma dato per scontati gli effetti quantistici sui legami chimici, gli effetti quantistici sul comportamento globale dell'oggetto mi paiono trascurabili. Per quanto riguarda gli errori intenzionali, forse la parola intenzionale non era quella, forse necessariamente la migliore. Parlavo di errori intenzionali nel senso, dal punto di vista di colui che disegna l'algoritmo, che ammette esplicitamente degli errori per fare in maniera tale che l'algoritmo funzioni. Però quello che può essere molto spesso sono errori che derivano dal fatto di incapacità di apprezzare con precisione la scelta migliore. E quindi a questo punto la motivazione di questi errori possono essere di tipo diverso. Il sistema effettivamente ha una transizione di fase come funzione del rumore, però questo diventa lungo, c'era anche una slide pronta su questo, ma direi che siamo fuori tempo massimo. E per quanto riguarda la macroeconomia, io direi che ci sono degli economisti sia a questo banco che nella sala che possono commentare molto meglio di me. Adesso la parola a Giacomo Rizzolatti. Vuoi il microfono? Vuoi che giochi? Quello di Giorgio. A me ha fatto molto piacere la risposta che ha dato il Vendino Baggio Parigi, perché mi toglie immediatamente dalle gravi. La mia prima diapositiva faceva vedere come quasi tutti i neuroscienziati sono profondamente convinti che il libero arbitrio come tale non esiste. È la, come si chiama, equazione di Laplace, o comunque questa teoria di Laplace per noi ha valore. Quindi questo ritorna anche a quanto ha detto Tosi all'inizio, cioè questo però per la maggior parte degli scienziati è dogma. Ma detto questo, non è che il problema della libertà sia finita, perché poi c'è un altro aspetto ed è indicato qui. Cioè, chi è libero? Questo è stato discusso da molti filosofi. Cioè, il libero in realtà è chi riesce a decidere da se stesso, non libero quando la decisione viene imposta. Immaginate che io vado fuori e do 100 euro a un poveretto. Oppure c'è uno con la pistola che mi dice dai 100 euro. Io faccio esattamente la stessa cosa, tiro fuori 100 euro.
ma le due condizioni sono completamente diverse. In un caso io sono libero, nell'altro caso non sono libero. Quindi, a parte la limitazione quindi filosofica che è stata giustamente detta prima, noi ci dobbiamo comportare come liberi, perché se no non c'è responsabilità individuale, non esiste nulla. Ecco, limiti. Incominciamo con le lesioni cerebrali. Cioè, se una persona, diciamo, è normale, tra virgolette, è libero, ma se ha un danno cerebrale, qui c'è un famoso caso che risale all'Ottocento, che è il caso di Phineas Gage. Phineas Gage era un ferroviere molto bravo, il quale lavorava bene, era un tecnico. A un certo punto, per colpa di uno scoppio, non so colpa sua o di altri, gli è entrato dentro il cervello un tubo. E i due damasi hanno ricostruito questo orrore qui che voi vedete. In realtà questo tubo è entrato nella testa, nel cervello di Gage, ma lui è sopravvissuto. È sopravvissuto soltanto che è cambiato radicalmente. Lui era un bravo operaio, ben voluto dalla società, è diventato una persona insopportabile. Litigava con tutti, si pestava, era diventato blasfemo, perde il lavoro, successivamente ne trova un altro. Vive un'altra decina d'anni in una situazione disperata, muore. Ecco, questo era un caso storico, ma noi oggi tutti sappiamo che una lesione del lobo frontale porta un meccanismo di questo tipo. Cioè la persona come tale non agisce come prima della lesione. Cioè uno esce e invece che andare a lavorare vede che è una bella giornata e si fermano i giardinetti. Poi c'è una ragazza di seduta, gli fa la corte, non va a lavorare e così via. Cioè non è più comandato da quelli che sono i tuoi programmi interni, ma è comandato dal mondo esterno. Ora, questi studi sono diventati particolarmente interessanti negli ultimi anni per quanto riguarda i casi estremi, cioè non l'individuo semplicemente che si comporta male, ma questo fatto da Adrian Ray, che è uno dei primi, sulle anormalità che compaiono negli assassini. È un lavoro fatto molto bene, questo signore, un inglese che lavora in America, ha studiato 33 casi di assassini e 33 casi di persone della stessa età non assassini. È stato bravissimo perché ci sono alcuni assassini schizofrenici, lui ha preso degli schizofrenici normali, diciamo, che non hanno assassinato nessuno, e ha trovato che c'è una netta correlazione, cioè gli assassini avevano le lesioni o in quell'occhio frontale che vi ho fatto vedere prima, o non confrontare quella parte avanti dove c'è scritto orbital surface, la parte verso là, oppure un'altra struttura che è chiamata middle, quello che ho fatto disegnare in rosa dal biotecnico. Ora, recentemente ho sentito una sua conferenza in cui lui distingue due tipi di assassini: gli assassini impulsivi e gli assassini freddi. Gli assassini impulsivi sono quelli che hanno lesione frontale. E lui ha fatto vedere un filmato tremendo, cioè c'è un signore dell'Oregon, va in macchina e davanti ci sono dei ragazzi che corrono in bicicletta. Lui suona il clacson, questi non si spostano. Suona il clacson la seconda volta, non si spostano, la terza volta li investe. Come se non fossero esseri umani, va avanti e li uccide, va avanti così. E dopodiché è interrogato, ha detto, ma loro mi impedivano la mia giusta andare in automobile. Cosa ho fatto? Ho fatto niente di male, erano loro che sono i rompiscatole e non permettevano la mia libertà di estrinsecarsi. Quelli con la lesione della mandibola invece, secondo lui, sono quelli freddi, che lì la soddisfazione, la spiegazione non mi convince del tutto. Lui dice che lì non hanno paura della punizione, quindi decidono di uccidere la nonna ricca perché sanno, secondo loro, anche se arriverà una punizione sull'inizio. Non mi sembra del tutto convincente. L'altro caso invece direi è assolutamente. Bene, questo abbiamo parlato delle decisioni, ritorniamo al caso della persona che decide che è lui che fa la decisione. Ora noi tutti sappiamo però che questo è limitato da alcuni aspetti. Adesso io su questo mi soffermerò molto poco, ma penso che tutti si ricordano cosa sono i condizionamenti. Il condizionamento classico è quello che una volta si studiava molto, forse adesso è meno di moda, è quello pavloviano. Se voi immettete nella bocca di un cane, ad esempio, della polvere, saliva. Se voi associate questo atto al suono, il cane saliva al suono. Non al cibo, perché quello è già un riflesso condizionato. Molti dicono, ah beh, saliva al suono, non è così.
Direi che però nella vita, questo forse serve un po' nel marketing, non so quanto nelle vite di giorni il condizionamento classico è importante. Il condizionamento operante è un sistema tremendo, cioè la nascita della psicologia cognitiva ha considerato che il condizionamento operante, in fondo, non è così profondo, ma come sistema di condizionamento è estremamente. Cioè, se voi avete, gli esperimenti sono stati fatti da Skinner, inizialmente sono rimasti molto semplici, tipo un piccione, ma valgono assolutamente anche per gli esseri umani. Voi immaginate un piccione e quando becca un certo oggetto, gli arriva un premio. Successivamente lo becca un'altra volta. Il principio del sistema operante, del funzionamento operante, è che un operante, cioè un'azione, se è rinforzata, viene ripetuta più e più volte. Ma la cosa bella di Skinner è stato non solo questo, ma quello di studiare in maniera quantitativa con quelli che sono i programmi di rinforzo. Perché uno può rinforzare, ad esempio, ogni 5 peccate, ogni 10 peccate, e poi li può fare fissi, ogni 5, ogni 7, ogni 10, ogni 2. La cosa tremenda è che se voi rinforzate in maniera irregolare, il piccione becca, dopo 5 non è successo niente, ma lui sa che va tra 5 a 15. E quindi continua a beccare fino a 15. Una volta che lo avete condizionato a fare questo, è difficilissimo decondizionarlo. Siccome lui non sa quando riceverà il premio, incomincia a beccare sempre. E questa è un po' la difficoltà per cui un giocatore non riesce a disaffezionarsi, diventa come un fregato. Se un paio di volte ha vinto, successivamente questo tipo di condizionamento, uno dice, beh, ci deve essere però sempre una mente cattiva. Che condiziona. C'è un esperimento di Skinner bellissimo dove c'è condizionamento senza condizionatore. C'è una grossa gabbia in cui ci sono tanti piccioni. Ora, dicevo solo i piccioni, no, ma neanche per l'uomo, perché quello che lui racconta, se voi guardate questi vari programmi di rinforzo, valgono anche per l'uomo, ad esempio quello rapporto in cui hai più premio sul lavoro è ovvio a tutti. Se usi quello a intervalli variabili, tu ricevi solo premi se dopo X minuti calchi il bottone, quindi il piccione non fa niente, sta lì, aspetta. È un po' quello dell'impiegato statale in cui non viene rinforzato il merito. Lancia qualcosa, non faccia niente, l'unica cosa è dare il stipendio alla fine del mese. Quindi si adatta. Ma dicevo, il condizionamento senza condizionamento è molto bello, quindi ci sono 20 piccioni in una stanza che se ne stanno lì. E improvvisamente cade la manna dal cielo e cominciano a cadere dei grani dal cielo. I piccioni mangiano, dopo un po' c'è un momento di pausa, poi la manna ritorna, pausa, manna ritorna. Se dopo un'oretta di questo qui voi andate a vedere i piccioni, vedete delle cose strane. Questi animali hanno dei comportamenti bizzarri. C'è uno che becca, c'è uno che muove le ali, c'è uno che corre di qua e di là. Cioè, sembrano dei matti che si muovono, ma non sono assolutamente matti. Cos'è successo? Che c'è stata la contingenza che corrispondeva tra un certo operante e la comparsa della manna dal cielo. E questo è il comportamento superstizioso degli esseri umani. È esattamente la stessa cosa. Se l'attore gli si mette le calze di oro perché sono le cose vanno male, perché una volta le ha messe di oro e gli è andato bene. C'è tutto un esempio di sportivi che fanno queste cose. Eccetera. Bene, questi sono condizionamenti tradizionali. Ora, un po' proprio stimolato anche da questa conferenza, mi sono rivisto i meni. Cosa sono i meni? I meni è un termine che è stato coniato da Dawkins, il genetista, da cui vi farò vedere la definizione vera e propria, ma in parole povere è una unità che si autopropaga della cultura umana analogo a ciò che il gene è per la genetica. Cioè noi abbiamo tutta una serie di elementi nella nostra vita sociale che secondo Dawkins si autopropagano. Questa è la sua definizione, cioè abbiamo bisogno di un nome per questi replicatori, un nome che porti l'idea di unità culturale, e lui ha scelto il termine di meme, che in inglese è meme, dice appunto giustamente it should pronounce to rhyme with cream, perché in inglese non si sa mai come si pronuncia, quindi ha messo le mani avanti, cioè come cream, ma io userò il termine meme. Ora, prima di andare avanti e dirvi cosa c'entra il meme con la libertà,
Adesso faccio un po' come Tabellini, dico qualche esperimento nostro e poi ritorniamo agli argomenti generali. Ora, qualche anno fa, noi abbiamo scoperto questo meccanismo di cui i medici conoscono molto bene, il meccanismo specchio. In cosa consiste il meccanismo specchio? Consiste nel fatto che noi riusciamo a capire le azioni degli altri mediante una copia interna di quello che fanno. Io adesso non so quanto devo andare nel dettaglio, comunque due parole sole: i neuroni parlano mediante potenziali d'azione, tutti uguali, e la loro frequenza può essere modulata. Se io prendo questi potenziali d'azione e li immetto in altoparlante, voi sentirete dei tac 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 tac. Ora qui vi faccio subito vedere un esempio di una scimmia che afferra un oggetto, ecco questo, come vedete, è il comando grasping, afferro. Ogni volta quando c'è questa scarica la scimmia mangia. Qui è una scimmia molto brava, per certi motivi le abbiamo insegnato a usare, naturalmente non c'è niente di crudele in questo esperimento. Questa scimmia se ne va dopo nella sua casetta, sta con i suoi amici eccetera, cioè non è che è lì, poi viene uccisa o fatto così, torna nella sua colonia. Ecco, quello che noi abbiamo trovato è che i neuroni come questi della ferramenta sono neuroni motori, rispondono anche quando l'animale vede un'azione congruente. Cioè in questo caso si vede che quando la scimmia afferra c'è la scarica sotto, ma anche quando la signora sopra afferra c'è una scarica. E di nuovo vi faccio vedere rapidamente un filmato. Questo è l'afferramento, detto prima. Questi sono tutti identici, ma per far vedere come è facilmente ripetibile quando si è in questa parte. E questo è l'effetto mirror, cioè nel cervello della scimmia c'è la stessa scarica come se la scimmia afferrasse. La scarica è dentro il cervello della scimmia. Ecco, qual è la spiegazione di questo? Beh, la spiegazione è molto semplice, in parole povere. Cioè, voi entrate in un bar e vedete uno che afferra un bicchiere di birra. E uno potrebbe dire, bisogna avere una serie di processi inferenziali per capire che la mano che tocca la birra, il bicchiere di birra, vuol dire bere. In realtà noi invece abbiamo una copia interna. E questo è molto vicino a quello che ci spiegava prima Tabellini sul fatto che noi capiamo gli altri perché abbiamo una copia interna. Quindi quando lo svedese vede il comportamento di un altro è convinto che si comporti come lui, cioè in maniera decente. Se non facciamo del razzismo, se un'altra persona si comporta diversamente, no. Qui c'è Marc Jeanneret, che è un francese molto bravo, neuroscienziato, che ha espresso cartesiano: l'osservazione delle azioni fatte da altri agenti genera nel cervello dell'osservatore rappresentazioni simili a quelle dell'agente. È un processo circolare, da me stesso, dall'io all'azione, agli altri, e ha come conseguenza che la rappresentazione è share. È proprio quello che dicevamo prima con gli svedesi, è share tra due persone. Poi dice questi nuovi dati, eccetera, cambiano. Il sistema, ho parlato delle scimmie, ma il sistema è nell'uomo è ancora più forte. Personalmente mi sono sempre più interessato di questo aspetto della comprensione delle azioni. Innanzitutto perché le scimmie non sanno imitare, e quindi lavorando sulle scimmie, il primo, la parte sopra, qualcuno può stupirsi, le scimmie hanno la capacità di rispondere con la mimica, ma non sono capaci di apprendere mediante imitazione. Perfino il gorilla e il scimpanzé hanno un'enorme difficoltà. Noi invece siamo degli imitatori eccezionali. Ramachandran ha scritto che i neuroni specchio sono i mattoni su cui si costruisce la cultura, perché la cultura si basa innanzitutto sull'imitazione. Se io non so imitare quello che ha fatto la generazione precedente, la cultura non si propaga, si ferma lì. Non
non c'è possibilità di andare avanti tra le generazioni. Ora, questo sistema ci permette di evitare, è ovviamente una cosa molto buona, dicevo prima, la cultura nasce su questo, ma è sempre buona l'imitazione, o l'imitazione porta delle grosse limitazioni alla nostra libertà? Un Marco Iacoboni, che adesso lavora a Losanna, che ha lavorato all'USA, ha lavorato con me, addirittura ha scritto che il sistema Miro limita il libero arbitrio, cosa che mi sembra un po' eccessivo. Però indubbiamente c'è qualcosa di vero. Ora, io vi avevo detto all'inizio dei meme e di Dawkins. Ora esaminate queste frasi, portare avanti il discorso. Ora, per quelli che hanno fatto il 68, o almeno si ricordano di quel periodo, era una frase tipica. Cioè, non so, uno faceva una lezione, a un certo punto uno studente interrompeva e diceva: no, no, lei vada a parlare col suo capo, per questo tipo di insegnamento non ti piace. Uno dice: no, ma discutiamo, portiamo avanti il discorso alla prossima lezione. E era un classico, portiamo avanti, io mi ricordo, avevo degli studenti cattolici, dicevo: mi insegna la fisiologia in maniera cattolica. Cosa vuol dire? Ma però ci potrebbe portare avanti il discorso. No, non so come portare avanti il discorso. L'altra cosa invece molto più recente e moderna è il famoso assolutamente sì, che non vuol dire niente, non è italiano. Noi diciamo certamente, ma sì, veramente. Questo è una specie di scimmiottamento dell'inglese, assolutamente sì. Però lo ripetiamo in tanti. A volte mi accorgo anch'io, sono conscio che è una sciocchezza, assolutamente sì. Poi l'altro è fare un passo indietro, che questi giorni tutti dovevano fare prima il Berlusconi, poi dovevano andare a pensare. Adesso lo so che deve fare un passo indietro, ma comunque i nostri politici continuavano ad invitare l'un l'altro a fare passi indietro. Poi c'è il male di pancia, che a me è un fastidio incredibile. Dice: il Partito Comunista è quello, il Partito Democratico in questo momento ha male di pancia, o c'è un male di pancia dell'Inter perché sta perdendo. Perché bisogna dire male di pancia? Le cose vanno male, c'è da discutere, c'è no, male di pancia. L'ultimo esempio di questi banali è questo strano termine report, che adesso tutti i miei studenti dicono: ora, in inglese non c'è report, in italiano bisogna dire rapporto. Perché si dice report? Non lo so. Vabbè, che con questo si può diventare candidati al Presidente della Repubblica, anche se non con un successo. Ecco, questo fa un po' ridere, però in realtà il problema dei meme è molto più serio. Cioè, io, come vi dico, non mi sono interessato personalmente molto delle conseguenze. Sono convinto, come diceva Boboni, che l'imitazione può avere dei valori negativi. Questi sono esempi buffi, sono scelte di male, è un po' noioso quando uno dice fai un passo indietro, non c'è niente di male. Però leggendo un po' di letteratura ho trovato anche questo. Un fattore nel aumentare la trasmissione del memo è legato alla sua natura interattiva. Print matter, radio, televisione, eccetera, sono esperienze passive. Invece che costringono la persona a fare dei processi cognitivi, a pensare che cosa gli è portato davanti. Se invece devi fare dei processi interattivi, tu a uno stimolo rispondi immediatamente con la risposta e in un certo qual modo ti metti alla pari con l'altro, cioè accetti le sue idee. Noi, questo alla medicina, ad esempio adesso stavamo facendo con altri delle tecniche riabilitative che si basano su questo: se tu guardi e fai è molto più forte, se guardi soltanto o se il riabilitatore dice fai. E in ortopedia, dopo gravi lesioni degli arti superiori, se vedi e fai. Quindi veramente c'è una plasticità enorme. Ora, il dramma attuale è che questo viene considerato un atto molto democratico, invece un atto estremamente preoccupante, perché il problema è quando uno riesce a pensare su quello che gli viene dato. E così ne parlavo con altri, dicevo: beh, ma allora questi meme, dice giustamente Dawkins, hanno una capacità di penetrare che è diversa, quindi ci deve essere una certa condizione, per esempio, non so, una condizione economica non particolarmente felice, certi meme avranno più fortuna di altri. Ma il punto è questo: cioè, se uno ha poca cultura e quindi in realtà risposta all'imitazione, a questo essere autopropagante, non riesce ad essere bloccata da una tua formazione culturale, è estremamente pericoloso, perché lo accetti acriticamente e quello che sembra un processo di grande democrazia è un processo invece molto simile.
qui l'esempio è Goebbels. La radio negli anni 30 fu una cosa tremenda. La radio aveva una capacità di penetrazione, perché uno era abituato che chi è che dava notizie? Se non dava il pastore, il prete, eventualmente. A un certo punto compare la radio e mentre tu sei lì la radio ti impone, certo. E gli italiani sono stati bravissimi in quello. Quindi direi che attualmente bisognerebbe essere molto attento a questi nuovi mezzi interattivi, se per certi versi molto utili perché aumentano la funzione, però dal punto di vista dell'imitazione sono estremamente pericolosi, cioè non li prenderei sul serio. Mi fermo qua, grazie. Per iniziare alcune domande specifiche e poi apriamo la discussione al tutto. Tu? Giacomo, una domanda che penso ti abbiano fatto in molti. Il pattern di scarica di questi neuroni, specchio, è in rapporto alla cinematica del movimento o al suo fine? E se, per far capire il senso della mia domanda. Cioè, se io per esempio prendo un martello e faccio questo movimento, io lo posso fare per diventare un chiodo oppure anche per darlo in testa a qualcuno. È chiaro che il fine è completamente diverso, ma il movimento è lo stesso. Volevo sapere, siccome tu parli di comprensione del movimento, quindi capire il fine e non soltanto, diciamo, i suoi aspetti motori, volevo sapere se il pattern è diverso a seconda del che il fine è diverso. Una domanda sul livello di complessità che i neuroni specchio possono rappresentare. Lei ha rappresentato sempre, sui suoi studi, tutto sommato delle operazioni elementari. Qualcuno sostiene che anche, diciamo, comunicazioni più complesse, come, non so, tutti i segmenti di base, come descritti da Paul Ekman, per fare un esempio, possono essere comunicati. Senz'altro dei fenomeni molto più complessi oggettivamente sono difficili da comunicare. Secondo me, ragionevolmente, quale può essere il livello di complessità che la parte cognitiva data dal mirroring nell'uomo potrebbe essere rappresentata? Grazie, sono Paola Cicerone, sono una giornalista e volevo prima di tutto ringraziarvi per questo bellissimo incontro. Poi fare una domanda molto specifica e una brevissima considerazione che sembrano lontane, invece almeno nel mio cervello sono molto legate. La domanda è questa: quando la scimmia vede fare il gesto della persona che prende l'oggetto commestibile e se lo infila in bocca e c'è la scarica, è necessario che la scimmia riconosca quella cosa come oggetto commestibile, cioè che sia un pezzetto di banana, faccio per dire, perché quello mi pareva che fosse. Altra cosa, ne ha parlato il professor Zavatti parlando di Memmi e il motivo per cui ne parlo ora. Mi sembrava che una cosa che è stata un po' sotto tutto questo incontro, che forse in parte, salvo che per alcune cose che ha detto lui, è un po' mancata, è un ragionamento sul linguaggio. Nel senso che uno dei motivi di conflitto, di mancanza di accordo, di difficoltà a raggiungere una posizione comune, dipendono dal fatto che diamo alle parole significati molto diversi, cioè in metafora che non riconosciamo come cibo la roba che sta in mano a qualcuno. Perché quando noi diciamo che vogliamo difendere la patria o tutelare la salute, chiunque dice vuoi tutelare la salute, la risposta è ovviamente sì,
Il problema è che diamo dei significati diversi a questo, secondo me potrebbe essere per un ulteriore discorso. Ecco, il problema dei meme è una parte di questo, però ci sarebbe ancora molto da dire, non so se qualcuno in sede di discussione voglia di farci qualche riflessione. Eccezionalmente risponde perché se no dimentica. Dunque, la prima cosa, dove c'è? Eccolo qua. Dunque, quello che tu mi hai chiesto è stato un problema molto dibattuto, perché noi abbiamo prima scoperto il loro rispetto della scimmia, e nella scimmia l'unica cosa che capisce, questi neuroni come fanno capire, è lo scopo. Quindi se io piglio con la mano destra, con la mano sinistra o con la bocca, è lo stesso, il neurone risponde. Mi è stato vietato allora, ma però allora cosa c'entra l'imitazione? L'imitazione in linguaggio tecnico deve essere una serie di azioni esattamente precise, non si parla di emulation. Se io cerco di aprire un oggetto esattamente come il mio maestro, è l'imitazione, se gli do un colpo è un emulation, il risultato è lo stesso. Ora, nell'uomo, probabilmente è un passo evolutivo successivo, esistono dei neuroni che rispondono al movimento. Adesso addirittura la cinematica del movimento forse è codificata. Quindi abbiamo una classe di neuroni antichi che rispondono allo scopo, ma non sono in grado di rispondere alle sottigliezze del movimento, ed altri che rispondono. Quindi noi li abbiamo tutti e due. Poi la seconda risposta era, la seconda domanda era sulla complessità, di dove si arriva. Dunque, qui attualmente si arriva anche a una specie di compromesso, perché quando noi abbiamo scoperto con il specchio c'è stata una forte antipatia da parte di certi psicologi. Ora si è arrivati a un compromesso, cioè c'è un meccanismo di base che è quello che ci permette di capire gli altri from inside. In qualche maniera si ritorna a quello che diceva Tabellini, io mi metto nei panni degli altri e lo capisco per questo. Ma se vado in qualcosa che non sono abituato a vedere, intervengono altre aree corticali e intervengono in un circuito ancora mal delimitato che si parla di mentalizing, e alcuni lo considerano più nell'emisfero di destra e le aree sono un po' confuse, ma io penso che sia vero che c'è un passo successivo quando i processi mentali diventano più complessi, e quindi il rapporto tra neuroni specchio e questi processi di mentalizing è un open question, come si dice, se uno deriva dall'altro o se si sono sviluppati indipendentemente. Poi cos'era la terza? Era già la signora? Sì. Dunque, per quanto riguarda erano i memi, io non ci ho pensato molto ai memi, devo dire la verità. Nell'ultimo tempo, vedendo questa specie di follia collettiva, io vengo da Parma, dove, devo dire la verità, io sono stato uno dei sostenitori di Bernasconi, il sindaco sconfitto, è allucinante. Questo ragazzo, che è un bravo ragazzo, l'attuale sindaco nostro è un bravo ragazzo, ma le sue capacità, diciamo, culturali sono minime. Cioè, quello che lui sa sono quelle poche cose che bisogna coprire le buche, che quando ce n'è bisogna spalmare, e si è dimostrato molto rigoroso come... Ma i problemi grossi che una persona di cultura... L'aeroporto di Parma attualmente è praticamente fallito, non si interviene. Non si sente? No. Allora, da sentire... Io Cioè, quello che sorprende è che, cioè a me non sorprende, perché direi che questi beni entrano in persone che non hanno una base culturale tale da poter difendersi. E quindi tutta una serie di ragazzi, di bravi, bravissimi, volenterosi, eccetera, si lasciano prendere da slogan privi di senso solo perché è l'unica cosa che hanno, non c'è una base culturale. Ritornando invece all'ambiguità del linguaggio, perché quello è una cosa nota, cioè non può aiutare il neuroscienziato, noi per le azioni concrete, dare un calcio, dare un pugno eccetera, posso dirle circuito, e anche i neuroni specchio intervengono, anche se lo sento per via uditiva, kick o qualcosa del genere, si usa di solito per l'inglese, però sulle parole astratte il significato che poi viene dato non è un problema neuroscientifico, non so di chi è il problema, vi dirò. Allora, le ultime due, poi apriamo la discussione. Lei prima.
grazie. E volevo chiedere se c'è la relazione tra i neuroni specchio e il famoso motto similia similibus curantur. Cioè sì, similia similibus curantur. Cioè tra il latino. Sì, scusi la domanda. Sì. Se uno vede uno sano si sparisce. No, cioè perché poi si chiedono le masse. Una domanda sugli studi sugli assassini caldi e freddi. Mi sono chiesto che debito culturale, che legame culturale ci sia questo con Lombroso, e se a questo punto diciamo l'impostazione di Lombroso sia un meme. Giorgio, posso chiedere? Lo devo chiedere a Giorgio anche un'altra questione. Ovviamente le considerazioni che lui ha fatto sono considerazioni che provengono anche da sistemi fisici che hanno un comportamento come quello descritto da Giorgio. Mi chiedo se si possono, e questo probabilmente la risposta non so se possa venire da un fisico, da uno psicologo oppure da, cioè se quel tipo di attese possono essere diciamo estrapolate o portate anche a livello sociale. Secondo me non so se tu hai fatto degli studi in tal senso. Forse la risposta la diamo dopo, però perché volevo prima sentire le risposte di Giacomo, se no ci sovrapponiamo alle risposte. No, volevo fare invece un piccolo commento sulla relazione fra imitazione e cultura, e che in lingua cinese c'è un ideogramma xue che vuol dire sia studiare che imitare. Quindi lo stesso verbo studiare ed imitare coincidono in cinese. Cioè tu puoi dire io studio l'inglese, io studio la matematica, io studio qualsiasi scienza, io studio, imito invece qualcosa, imito invece il canto del gallo, e il verbo è sì, sempre. Incomincio dalla coda. Mi sembra che i giapponesi e i cinesi sono bravissimi, perché effettivamente se uno vuole creare qualcosa di nuovo, prima deve imitare. Se voi parlate con gli artisti, io ho avuto un periodo di leggimento a parlarvi, Fabre, che è un artista bello, molto quotato, esposto al Louvre, ma lui dice che lui per anni continuava a imitare il segno di Dürer o il segno di Rubens, cioè imparare vuol dire incominciare a imitare, solo dopo tu incominci, forse voi fisici cominciate molto giovani, noi dobbiamo imparare per molto tempo prima di creare qualcosa. Beh, sull'omeopatia io qui c'è garantito, credo abbia fatto battaglie decennali, noi tutti pensiamo che sia una superstizione, io non credo che ci sia un medico che non cerca di sfruttare l'omeopatia a scopi personali che dice che va bene. L'unica cosa che posso dire a favore è gli studi di Benedetti. Noi abbiamo a Torino questo giovane scienziato Benedetti che studia il placebo e ha dimostrato delle cose incredibili sul placebo. Quindi l'omeopatia funziona perché è un placebo, l'unico, non spendete i soldi per comprarla, fatemela in casa e ci mettiamo. È esattamente la stessa cosa. Allora, scusami, fammi rovesciare la domanda. I neuroni specchio sono importanti per il placebo? Questa è una domanda alla legale. Penso di sì, perché dice Benedetti ad esempio che non occorre necessariamente iniettare un farmaco o qualcosa, ma addirittura basta far vedere alla persona che ha vicino lì la siringa, eccetera. Quindi l'osservazione è già sufficiente per fare avere delle funzioni placebo anche se minori. Beh, l'omeopatia invece l'esempio. L'effetto placebo c'è negli animali che hanno i neuroni specchio anche loro. Chiedete a un veterinario. Buonasera. Neuromarketing.
ci sono delle pubblicazioni di Lindstrom che partono, diciamo, dai suoi studi di 20 anni fa e vanno a spaziare, diciamo, nel campo del marketing, a volte dicendo anche cose che vanno un po' oltre. Lei cosa ne pensa dell'uso comunque delle tecnologie che lei usa probabilmente per questioni di studi di malattie, di patologie, per l'applicazione al branding? Io mi imparavo su due osservazioni, due presentazioni iniziali, no? Mi pare che la difficoltà, quello che non ho colto, fino a quando i comportamenti sono deterministici o statistici, si arriva sicuramente a simulare un problema di complessità, di tempo, ma si simula quasi tutto. Quando i comportamenti sono irrazionali, modello assemblea di condominio, o non razionali, modello, possiamo farne 20 di decisioni prese, adesso se ne vogliamo fare due che mi vengono in mente, situazione politica estremamente complicata che ti richiede gente che sappia cosa fare, votiamo quello. Situazione di azienda di fronte, diciamo, di monopolista che si trova ad affrontare un mercato aperto, prendiamo il gruppo di management del monopolista, mettiamolo a capo di tutto, così siamo sicuri di far soldi, no? Team e Telecom. Risultato? Disastro. Credo che il problema fondamentale per questo sia andare a catturare qui c'è una cooperazione tra tutti, i modelli assolutamente che vanno al di fuori della razionalità e al di fuori del concetto di utilità propria del sistema. E questo è dove credo si faranno le grandi differenze. Buonasera, io pur essendo uno studente di management sono molto interessato dal mondo delle neuroscienze e volevo chiederle una domanda personale che avevo. Il passo logico di questa teoria sui neuroni a specchio potrebbe essere il fatto che inconsciamente quando un manager può prendere una decisione anche in contesti simili, pur non essendone consapevole, condizionato da quello che sono le normali scelte che derivano dalla cultura della società oppure da, non so, le best practice che ci sono nel suo settore. Insomma, pur non rendendosene conto, è possibile che questa nostra struttura neurologica impatti sulle nostre decisioni? Questa è una domanda. Grazie. Poi uno di tutti e tre, di tutti e quattro. Dunque, quello del marketing è un campo enorme che si apre, perché in qualche maniera se noi chiediamo dei test, sono dei test consci. Uno dice sì, preferisco un pacchetto di biscotti di colore verde. Se invece fai la risonanza, vedi che effettivamente non è così. E così pure sull'acquisto di certi prodotti, uno dice preferisco questo, vedi che poi il suo cervello, le aree del piacere, le aree che noi come consolubi di ecologia abbiamo fatto qualche esperimento per la barilla, molto preliminare, potenziale, ma è un campo che se c'è un giovane varrebbe la pena che si dedicasse, perché credo che abbia come un caveat che bisognerebbe anche essere morali, cioè cercare di non fare delle cose per condizionare le persone trovando certe cose. C'è un certo limite che preoccupa in questo studio, però cioè, sono fattibili e credo che possano essere utili. Facciamo un giro su razionalità e prevedibilità dei comportamenti, poi c'entro anch'io. Penso ci siano, tornando al modo in cui avevo cominciato, il dedualismo metodologico ed equilibrio, io credo che ci sia moltissimo spazio per arricchire la descrizione del comportamento individuale
con elementi che non appartengono alla rigorosa razionalità economica. E veramente è un lavoro ancora in gran parte da fare questo, ma non mi sembra un lavoro problematico, nel senso che è qualcosa da cui mi aspetto che si possa imparare dalla psicologia, dalla neuroscienza, dalla sociologia, e può portare a una descrizione più ricca, più interessante, più plausibile dei comportamenti individuali. La difficoltà, secondo me, è come poi mettere insieme a livello aggregato queste decisioni individuali, magari molto lontane dalla razionalità economica, perché un'impostazione che rinunci a prendere sul serio l'interazione strategica e descriva i comportamenti aggregati come la somma di tanti comportamenti individuali guidati da regole di soddisfazione, da regole ad hoc, è molto insoddisfacente, perché presuppone l'invarianza di queste regole di comportamento individuali quando cambia l'ambiente esterno. E questo probabilmente è una visione troppo semplicistica. Ci aspettiamo che se il governo cambia le regole sul traffico, poi questo in qualche maniera incida sui comportamenti individuali, non soltanto in maniera diretta, ma anche attraverso l'interazione strategica di questi individui. Quindi la difficoltà, secondo me, non è tanto nell'arricchire la situazione decisionale dell'individuo con elementi non economici. Su questo la strada è aperta, c'è molta ricerca, molto lavoro teorico ed empirico. La difficoltà è come abbandonare questa idea di equilibrio di Nash, che come sapete è stata introdotta in economia da un matematico che lavorava su questi problemi negli anni 50 e 60, e che non siamo ancora riusciti ad abbandonare, perché qualunque soluzione che rinunci a prendere sul serio l'interazione strategica tra individui che in qualche maniera poi hanno errori ma cercano di prevedere il comportamento aggregato, è qualcosa di insoddisfacente. Ci sono tanti raffinamenti dell'equilibrio di Nash, tanti concetti più sofisticati, ma che però alla fine si basano su intuizioni molto simili all'equilibrio di Nash, in cui presupponiamo che ci sia una qualche compatibilità tra le decisioni individuali. Se no, perdiamo la possibilità di fare la cosa che alla fine ci sta a cuore, che è quello di prevedere come un aggregato di individui reagisce a interventi esterni. Perché lo scopo dell'economia alla fine poi è cercare di capire come l'economia reagisce a interventi di politica economica. E per poter prevedere la reazione di questo aggregato a interventi esterni, dobbiamo tenere conto di questa interazione strategica, ed è difficile capire come rinunciare all'idea di equilibrio. Questa secondo me è la sfida, più che non aggiungere elementi psicologici più ricchi al modo di ragionare degli economisti. Ma io volevo dire che per cercare di fare un tentativo di usare circa lo stesso linguaggio, cioè il problema che io affrontavo nel linguaggio di equilibri di Nash è la situazione invece degli equilibri multipli, cioè una situazione in cui invece di avere una sola possibilità di equilibrio ci sono tante possibilità multiple di equilibrio, sono varie situazioni, ognuno dei quali si trova nella situazione ottimale, che in qualche modo è l'equivalente dell'equilibrio di Nash, come queste cose vengono messe assieme. E questo è un problema che può essere o non essere rilevante per l'economia, e certamente una sfida concettuale per cercare di capire come si può affrontare questo problema di equilibri multipli, e in certi casi questo lo si riesce a capire, e in altri casi invece questo è molto più difficile. E quindi questo è in qualche e d'altro canto è chiaro che poi se quando poi si abbandona il fatto che cioè che ci sia che le scelte dipendano in qualche modo da un qualche tipo di razionalità, le cose diventano sempre più difficili. Ci sono dei tentativi, per esempio, di persone che hanno studiato uno dei tanti game, Minority Game, in cui le scelte sono delle persone hanno una notevole tendenza irrazionale,
e questo, e hanno cercato di studiare i comportamenti collettivi che emergono in situazioni di questo genere. Io proprio per queste grosse difficoltà a capire tutta la serie di problematiche che probabilmente possono essere vere, possono essere essenziali, possono essere rilevanti per capire il comportamento nelle scienze sociali, mi tengo molto lontano dall'applicare direttamente le cose che sto facendo alle scienze sociali, anche se penso che potrebbero avere un valore limitato, molto limitato come metafora. Però bisogna stare attenti a prendere poi troppo sul serio l'applicazione diretta. Sui miei privilegi di chair per dire qualcosa anch'io. A me sembra che è vero Guido, che uno può mettere dentro tutto nella funzione di utilità, quindi si può mettere l'egoismo e anche l'altruismo e anche la benignità o la malignità, però in questo è un esercizio secondo me che uno scrive la funzione, però mi sembra maledettamente indisciplinato, perché se io vedo un comportamento e te lo razionalizzo ex post, avendo come grado di libertà gli argomenti che mettono la funzione, la forma funzionale, è molto difficile da falsificare. E in un certo senso è la violazione di quello che dicevi tu all'inizio. Beh, almeno il grande programma dell'individualismo metodologico è: io so quello che la gente vuole, vedo l'ambiente in cui opera, le informazioni a cui attingono, eccetera, eccetera, riesco a prevedere il comportamento senza aprire la testa, senza rivolgersi al nostro amico di qua. Se invece dato un ambiente, noi per spiegare il comportamento dobbiamo anche capire quali sono le motivazioni che sono contestuali a quel momento, a quell'ambiente, a quella situazione decisionale. Io credo che a quel punto lì il paradigma dell'ottimizzazione di qualsiasi, dell'adeguatezza, nel suo caso estremo dell'ottimizzazione, di qualsiasi cosa dovrebbe essere abbandonata. A me sembra, guarda, mi sembra una vecchia barzelletta dell'ubriaco che cerca la chiave sotto al lampione, quell'altro che fa, e dice: ma se sicuro era persa qui, dice, no, l'ho perso da un'altra parte, ma qui è l'unico posto dove c'è la luce. A me sembra che il paradigma della razionalità stia diventando un po' quello. Allora che cosa fa la gente? Beh, la gente, io credo che ci sia evidenza, poi non lo chiedo a me, che ci sia molta crescente evidenza che la gente usa euristiche che non sono derivabili da un modello di ottimizzazione, non importa di che cosa. Usa euristiche che sono poi delle regole che usano pochissima informazione e che appunto non sono un'approssimazione a massimizzo qualche cosa più o meno un rumore, no, sono tutta una tarocca, sono una regola che è licita ed è generata in certe circostanze e che è relativamente robusta attraverso classi di ambiente. Secondo me la strada è quella lì. Naturalmente Guido ha messo il dito sulla piaga, che se uno prende questa strada qui poi deve abbandonare la nozione aggregata di equilibrio, è vero, perché deve dire: io vado a vedere come tanti agenti caratterizzati da euristiche come empiricamente stanno assieme o non stanno assieme. Gli studi per esempio di Alan Kerman e colleghi sul mercato del pesce, gli individui si comportano da fuori di testa, però più o meno nell'aggregato salta fuori una curva di domanda che viene giù, che è una proprietà dell'aggregato ma non degli individui che comprano poco a prezzi bassi, comprano molto a prezzi alti, non sanno dove sono. Questa secondo me è la euristica nel micro e proprietà emergenti nel macro come alternativa al paradigma della massimizzazione. Io su questo posso... Sentite?
Su questo posso dire poco, ma indubbiamente il lavoro di Tversky e Kahneman, che anche se hanno preso il premio Nobel Kahneman per l'economia, in realtà era dei psicologi, dicono, non entrano nelle teorie generali, ma sicuramente dicono che le decisioni vengono prese molto spesso su motivi, io non so se chiamarli irrazionali, ma su qualcosa che ti penetra più che altro. Cioè un esempio di Kahneman è ad esempio quello della percezione che andare in aereo è molto pericoloso, invece non è vero, ma basta che ci sia un incidente. Uno potrebbe dire anche per le centrali atomiche, non so quante centrali atomiche lavorano al mondo, ma basta che una si rompa perché tutto il mondo vuole chiudere le centrali atomiche. Cioè un evento particolarmente saliente ha più forza che 27.000 prove che non è così. Ecco, però io parlo, non so sulle teorie generali, conosco solo particolari. Io non so se è tardi, ma provo a fare una domanda. Ovviamente la discussione è interessantissima, quindi ci sono un sacco di spunti. Proprio quando una discussione è interessante riesco a capire delle cose e al tempo stesso mi pongo delle altre domande, no? Cioè, una cosa che credo di aver capito, quantomeno diciamo forse era in luce, ma voi l'avete chiarita bene, è che in effetti, partendo proprio dal modello del professor Parisi, in realtà c'è decisione, cioè io posso prendere una decisione che impatta su me stesso, vado da una parte o dall'altra, oppure noi nelle nostre società in realtà viviamo in situazioni in cui la gente prende decisioni che impattano moltissimo sugli altri, no? Cioè se io sono il manager di un'azienda, la mia stessa decisione impatta su moltissime persone e così via, no? Se andiamo a riposo. Allora io qui vorrei pormi alcune domande, vedere se ci sono, non so se delle risposte, quantomeno se sono domande rilevanti. Per esempio, mi addentro nel terreno in cui sono ovviamente meno competente, che è quello delle neuroscienze. Io mi domando, se una persona deve prendere una decisione che impatta sul comportamento di moltissime persone, io sono il dittatore della Corea del Nord, rispetto alla scimmia che gli si muovono i neuroni a specchio in un certo modo, gli si muove anche qualcos'altro, cioè dal punto di vista, diciamo, neuroscientifico, prendere una decisione che impatta su molti altri ha caratteristiche diverse o meno. E qui io volevo arrivare, dico veramente l'ultima cosa, cioè un pochettino, chiaro io sono di parte perché sono economista, poi sono della Bocconi, quindi lo dichiaro in anticipo e quindi sono assolutamente di parte. Cioè, ma allora non è interessante andare nella direzione che suggerisce Tabellini, cioè capire come si formano le istituzioni, cioè chi veramente prende delle decisioni che impattano moltissimo sulla società nel suo complesso, no? Anche rispetto all'interessantissimo, il modello del professor Parisi è molto interessante, no? Però mi domando qual è la situazione tipica, lei l'ha dichiarato, cioè in realtà questo al massimo è una metafora, no? Però qual è la decisione tipica? La situazione tipica non è in cui una persona decide se andare da un gruppo all'altro, e che c'è qualcuno che dice a 5 o 50 o 500 persone voi ora passate di qui e voi ora passate di qui, che da un lato è favorevole perché favorisce la cooperazione, però dall'altro lato la cosa veramente interessante è come prende la decisione quello che deve decidere se 500 persone vanno da un lato all'altro. Allora io mi domando se nei vostri modelli c'è qualcosa di anomalo in queste persone, oppure è sempre quel pezzo di tacca del cervello, no, che il suo tecnico ha disegnato, in fondo è la stessa decisione traslata ad un livello diverso. Una velocemente anch'io al dottor al professor Rizzolatti. Mi chiedevo, noi insegniamo l'apprendimento, in particolare anche l'apprendimento di tipo sociale, il modeling di Bandura, per cui impara il bambino guardando qualcuno, e c'è un collegamento immagino con le basi neuronali, però la questione è che gli specchi sono infiniti, cioè noi a un certo punto questo click dovrebbe cliccare continuamente fino a farci, diciamo, impazzire. E vado su un problema personale.
perché i miei figli imparano 12-13 anni in 30 secondi nam style di sai, cioè una danza complicata, e non a stare a tavola? Nonostante i genitori si propongano come modello, e probabilmente c'è qualche click, spero, qualche neurone specchio che sta dicendo guarda la forchetta, insomma. No, mi chiedo, non è che il libero arbitrio rientra perché c'è una, in realtà una selezione degli specchi in cui tu ti vuoi riflettere, delle cose che vuoi imparare e ritenere, anche per economia cerebrale, perché altrimenti sarebbe un bellissimo racconto alla Borges di questa fantasia, l'uomo costretto a ripetere tutti gli specchi sociali nei quali è immerso in ogni istante, sarebbe una cosa a confine. Allora, questa capacità selettiva esiste? Bandura dice di sì, perché è la salienza del modello che ti ispira. Volevo capire se ci sono riflessi anche nelle neuroscienze su questo e come posso educare gli studi. In realtà una domanda credo che potrebbe essere una cortissima coda a quella dell'altro signore, perché vorrei solo chiedere a proposito di, degli esperimenti di cui ho letto di Heisenberg il figlio, biologo, su delle mosche drosophila, dove secondo lui ha trovato dei comportamenti assolutamente anomali, originali e casuali di alcune mosche, che riterrebbe inspiegabili, e quindi lui fa partire un nuovo discorso sul libero arbitrio anche degli animali. Voglio dare solo suggerimento molto semplice, a me pare che molte delle cose che sono state discusse fino adesso sarebbe interessante di calarle in alcuni tipi di realtà, perché io penso alle ripercussioni sul problema della salute. Se c'è un comportamento individuale che ha straordinarie e importantissime ripercussioni sulla società, sono proprio i comportamenti che hanno a che fare con la salute. Se i 12 milioni di fumatori smettessero di fumare, cambierebbe l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, con grandi implicazioni di tipo anche socio-economico, perché si libererebbero grandi risorse da utilizzare in altro modo. Sarebbe interessante vedere quanto le teorie applicate possono far cambiare questo tipo di comportamenti che la gente non percepisce come di importanza collettiva. Io faccio quello che mi piace, però se mangio un eccesso di carne o se mangio poca verdura, incido sulla mia salute, e questa salute nel Servizio Sanitario Nazionale ha grandi implicazioni per tutti, per tutta la collettività. Era solo un suggerimento, se visto che Dosi è molto attivo, magari può organizzare qualcosa di questo tipo. C'è già un altro. Direi di fare un brevissimo giro, cominciamo da Guido. Tornare a quello che dicevo, mi riferisco all'intervento di Giovanni. Siamo tutti d'accordo che le euristiche sono fondamentali per spiegare le decisioni individuali, e la difficoltà non è nell'accettare questa idea o nell'accettare i risultati di Kahneman e Tversky, che sono compatibili con l'individualismo ontologico come l'ho descritto. Kahneman e Tversky dicono: per spiegare le decisioni individuali devo spiegare qual è il reference point con cui queste decisioni poi vengono valutate. E possono esserci delle decisioni molto più naive anche, sono primo a pensarlo, come meccanismi che spiegano i comportamenti individuali. Il problema è però
come mettere insieme queste decisioni semplici, non tanto in un contesto che rimane invariato, perché se il mio scopo è solo prevedere cosa succederà in un contesto che rimane invariato, mi va benissimo quello che tu proponi. Io voglio andare oltre, però voglio spiegare come reagisce questo gruppo di persone quando cambio qualche cosa nell'ambiente esterno. E lì non posso pensare che queste euristiche e queste regole semplici con cui io mi comporto rimangano sempre invarianti agli interventi esterni. Allora, se non rimangono invarianti, devo capire come cambiano, e allora sono da capo. Magari sono proprio lì perché gli umani, non capendo molto del mondo in cui operano, le euristiche sono proprio lì per fare i conti con dei mondi che cambiano e quindi tagliano attraverso diversi stati del mondo. Però non l'abbiamo ancora visto. Non abbiamo ancora visto i modelli di questo tipo. Cioè. No, io volevo dire che mi interessa molto quello che diceva Giovanni, e cioè di cercare di capire il comportamento collettivo di sistemi che assolutamente non ottimizzano e che hanno certe regole di comportamento, e le quali poi, che sono poi per esempio molto dettate da irrazionalità o, se volete, da conoscenza limitata. Cioè, un caso che per esempio certamente interessante, su cui io non ho mai lavorato, ma molti amici miei hanno lavorato, sono le fluttuazioni nella borsa. Le fluttuazioni nella borsa, bisogna tenere conto che la maggior parte delle vendite o acquisti sono fatte da persone che hanno opinioni diverse su quello che vale il titolo, perché normalmente se uno vende pensa che il titolo scende, se uno acquista pensa che sale. Ovviamente ci sono una piccola quantità di persone che vendono perché hanno bisogno di soldi a corta scadenza, di persone che acquistano perché perché invece stanno nella situazione opposta, possono fare investimenti a lunga scadenza, ma non sono questi, è la driving force delle fluttuazioni. Le fluttuazioni sono in borsa, sono fatte da comportamenti che sono irrazionali o, se volete, dovuti a razionalità limitata, a capacità di predire correttamente il futuro. E a questo punto, come nascono poi comportamenti collettivi, che poi possono essere o le crisi finanziarie o le fluttuazioni a corto distanza da un minuto su scala dell'ora, è un problema estremamente interessante, che poi probabilmente non cambia molto il tipo di comportamento al variare poi delle euristiche differenti che hanno le singole persone. Dunque, io ho tre domande. La prima è sulle decisioni. Ora, noi neuroscienziati ancora lavoriamo su uno o su due persone, quindi gli effetti collettivi non sappiamo studiare. Però l'esempio che mi è stato chiesto è su una decisione che a un certo punto il dittatore coreano potrebbe fare qualcosa come buttare la bomba atomica. Ora, qui ci sono due aspetti. Il primo è stato studiato, anche vulgarizzato, da Simon Baron Cohen. Lui ha scritto recentemente un libro chiedendosi: ma com'è possibile che Hitler, che tutto sommato sembrava una persona buona, amava gli animali, amava la musica, e poi scatena quella specie di inferno? E dice, lo scatena perché gli mancava un punto, gli mancava quello che chiama empatia, cioè quel processo. Io non ho parlato dei processi emozionali, ma ognuno di noi ha anche una capacità di interagire con l'altro emotivamente, di capire l'altro emotivamente. Se uno ha un deficit in questo, è capace di fare queste cose. Un altro aspetto che determina le decisioni è che, per nostra fortuna, nel nostro organismo la violenza fisica non è amata, non è gradita. C'è un famoso, forse molti di voi conosceranno, il famoso dilemma in cui c'è un signore che passeggia su una ferrovia e ci sono quattro ragazze dall'altra parte. E allora si chiede alle persone se, cambiando il decorso del treno, tu puoi uccidere i cinque invece che il signore grasso. La maggior parte dice sì, io preferisco uccidere il signore grasso perché cinque contro uno.
Tutti d'accordo. A questo punto si cambia il problema. C'è un signore grasso che sta guardando e ci sono dei ragazzi che passeggiano. Arriva il treno, se tu butti il signore grasso giù, a questo punto i cinque si salvano. Risposta: nessuno vuole buttare giù il signore grasso. Quindi abbiamo una repulsione verso la violenza fisica che ci fa agire in un certo senso irrazionalmente, perché è esattamente la stessa cosa, sacrifichi uno per cinque. Quindi ci sono questi constraint biologici. Però secondo me quello dell'empatia è molto importante, cioè uno come Hitler chiaramente non aveva empatia per, almeno per un certo tipo di persone. Forse per nessuno. Per quanto riguarda la questione dei specchi, io credo che qui sia più una questione di condizionamento, cioè è noto che il condizionamento dei pari gradi, dei tuoi amici, è molto più forte di altri condizionamenti. Quindi se è nella società in cui vive il ragazzo e piace molto, che so io, bestemmiare, lui bestemmia. Non bestemmierà in presenza del papà, ma appena il papà non c'è si mette a bestemmiare perché questo è rinforzato nell'ambiente in cui vive. E per quanto riguarda i neuroni specchio non è che facciano tutto, non è capacità di guardare. Cos'è la terza? Beh, la mosca. La mosca è... che la mosca abbia un libro all'equilibrio, non credo sia molto credibile. Però ecco, c'è una tendenza piuttosto odiosa da parte di certi studiosi di mani inferiori di attribuire delle proprietà che sono tipiche delle altre specie. È uscito su Science un orribile lavoro in cui diceva che i ratti, abbiamo discusso insieme, cioè c'è un ratto che a un certo punto libera dei ratti dentro una gabbia. Conclusione degli autori: perché ne aveva pietà, gli dispiaceva. In realtà questi ratti dentro emettevano dei suoni, e la spiegazione più logica è che gli dava fastidio, poi eppure il corso lì a un certo punto li liberava, poi non li liberava subito, ma girava da intorno. È un'interpretazione un po' oscurantista, non è che mi piace. Siamo arrivati alla fine, vorrei che ringraziassimo tutti questi tre grandissimi